Ecco. Allora, segretario, ecco, questo è il mio quadratore. Torelli Fabrizio, assente. Veronesi Matteo, Giorgio Corrado, presente. Cacciari Alberto, presente. Nicozzi Veronica, presente. Padre Roberto, presente. Balboni Silvia, presente. Guardi Alessandro, presente. Parmigiano Luca, presente. Paolo Stefano, presente. Albertini Marca, presente. Caruti Giampaolo, presente. Ciaschini Claudio, presente. Tassinari Daniela, presente. Mottola Angelo, presente. Tirani Marco, presente. Pontri Diego, presente. Petazzoni Marco, Ciberti Elisabetta, Maccaferri Gunner. Segniamo subito Petazzoni che è appena arrivato. Don Piero, Fortini Vasco, Cariani Marcella, Mattarelli Marco, Maluccelli Enrico, Assessori, Maccaferri Simone, Barbieri Cristina, Fortini Matteo, Terrini Cinzia, Borgatti Grazia. Nomi lo scrutatori, i consiglieri Bodi, Cacciari e Parmigiano. Di cassa dei vari settori, e quindi si tratta di variazioni di cassa in cui ci vengono come al solito accertate consistenza della cassa e non ci sono variazioni di bilancio associate, quindi penso che vi siano già state comunicate. Procediamo quindi anche con le comunicazioni del Consiglio sull'utilizzo del fondo di riserva. Sull'utilizzo del fondo di riserva invece la comunicazione riguardano alcuni prelievi del fondo di riserva. Il primo è riguardo al canone di concessione delle reti gas di ADR, per cui è stato accertato un canone orario di anno in anno, quindi è stato accertato il valore del canone e in corrispondenza è stata versata l'IVA rispetto alla fattura e è stato dovuto fare un adeguamento del fondo di riserva per il versamento di questa quota di IVA. Poi la seconda prelievo del fondo di riserva è dovuta al fatto che c'è un aumento di spesa per gli Hauser per la pinacoteca temporanea di San Lorenzo, quindi c'è stato un prelievo di da 22.000 a 26.000 euro, quindi 4.000 euro per avere capienza per il pagamento degli Hauser. Il terzo è
una delibera di 500 euro per la riparazione straordinaria dei mezzi dato ai messi comunali che hanno avuto bisogno di essere riparato. E l'ultima è la variazione di bilancio, sempre di periodo del fondo di riserva, perché il Comune di Cento ha una vertenza in corso con la palestra della Giovannina per alcune competenze che si sta protraendo, e il Comune di Cento ha ritenuto di costituirsi di dare mandato a un avvocato per costituirsi all'interno di questa causa per dichiarare le proprie ragioni. Quindi è stato fatto un prelievo per integrare il fondo di riserva per la parcella richiesta dall'avvocato. Grazie assessore. Procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno. Abbiamo l'ordine del giorno presentato dal consigliere Lodi del gruppo PD riguardo al web motore, quindi a lei la parola per la presentazione. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. È un ordine del giorno che abbiamo qualificato urgente e viene in discussione oggi, che è sostanzialmente il primo consiglio comunale utile, stante la scelta di non inserirlo al precedente per non aggravare, diciamo, un già ricco ordine del giorno. La motivazione che ci hanno portato a presentare questo ordine del giorno nascono dall'esigenza di tenere maggiormente monitorato e di dare anche un segno di attenzione maggiore da parte dell'ente locale che tutti assieme rappresentiamo relativamente alla vicenda del gruppo FCA, Web Motori. Voi avete letto, poi l'abbiamo discusso nel Consiglio Comunale precedente, che come gruppo abbiamo presentato un'interrogazione per domandare le ragioni dell'assenza dell'amministrazione comunale a un tavolo di confronto aperto da FIOM, in quella sede, in modo di dire che non mi aveva particolarmente convinto, da pur apprezzabile per fantasia, motivazione data dal vice sindaco che diceva che nessuno poteva partecipare. In realtà, insomma, quello che noi temiamo è un po' di sottovalutazione o comunque una crescente latitanza da parte del locale su questi temi, quindi chiediamo anche un più diretto coinvolgimento dell'assemblea civica, quindi del consiglio comunale. L'ordine del giorno è molto semplice, ne do lettura velocemente, ma sostanzialmente lo spirito di questo ordine del giorno è per il quale auspico la massima condivisione, è quello di domandare tutti assieme all'azienda di poter incontrare i vertici aziendali per prendere maggiore coscienza di quelli che sono i piani industriali di questa importante realtà produttiva del nostro territorio, che ha così rilevanti implicazioni occupazionali. Premesso che Web Motori oggi parte integrante del gruppo FCA, rappresenta una storica realtà produttiva centese, considerato che l'azienda rappresenta un tassello fondamentale del distretto industriale del nostro territorio, da lavoro a oltre 1.200 persone in modo diretto e per il tramite dell'indotto ha influenza su rete di oltre 2.000 famiglie, richiamando come valore la tutela occupazionale e la salvaguardia del patrimonio di professionalità che da sempre questo territorio esprime, facendo proprio i sentimenti di incertezza dei lavoratori dell'azienda e dell'indotto, anche così come espresso dal mondo sindacale, nella convinzione che esista l'esigenza di monitorare costantemente la situazione economica dell'azienda, ritenendo necessaria una maggior chiarezza rispetto al piano industriale dell'azienda affinché dall'attuale situazione di precarietà legata a periodici rinnovi della cassa integrazione si arrivi a definire una strategia di lungo periodo, sottolineando come nel settore dell'automotive l'unica ricetta sia quella della costante innovazione, evidenziando l'alto livello di eccellenza del reparto R&D, cioè ricerca e sviluppo di UM. Tutto sopremesso, il Consiglio Comunale di Cento chiede all'azienda di conoscere il piano industriale e di poter avere un confronto sugli obiettivi e le aspettative di FCA relativamente al sito centese. Lo dirà, immagino, il capogruppo della Lega, che c'è già una proposta di integrazione dell'emendamento. Faccio solo per non prendere la parola dopo, quindi dico già che noi siamo favorevoli a queste due integrazioni e modifiche, perché non stravolgono lo spirito dell'ordine del giorno, anzi lo rendono più efficace, perché sviluppano non solo il cosa ma anche il come, quindi non semplicemente incontriamo l'azienda, ma per il tramite dell'azione di sensibilizzazione dell'amministrazione comunale
pochissimi secondi per dire che è evidente che nei confronti di un colosso multinazionale come FCA il ruolo del Consiglio Comunale di Cento rappresenta sicuramente ben poca cosa, ma per noi centesi invece questa istituzione rappresenta qualcosa di importante, è la nostra istituzione. Il Comune di Cento rappresenta tutti noi, la nostra città, e quindi come gruppo riteniamo che sia importante che anche la nostra assemblea civica, quindi anche noi che siamo stati eletti dai centesi per rappresentarli, ci assumiamo quanta parte di responsabilità e svolgiamo un'azione di sensibilizzazione e di pressione politica garbata, educata, ma non per questo non attenta e vigile presso un'azienda così rilevante, così come negli anni passati è stato fatto per le altre situazioni di possibile crisi occupazionale, industriale o comunque di maggior o minore allarme sociale sul nostro territorio. Grazie a tutti i colleghi. Dichiaro aperto il dibattito. Se ci sono degli interventi, Ferri Cunna, no, volevo intervenire perché ieri alla capogruppi con Lodi abbiamo avuto un diverbio, insomma, una chiacchierata gentile, so, non è stata una cosa riguardo al guerra del motore. Anche perché lui ridendo ci ha lavorato poco in guerra del motore. Io sono più di 20 anni che sono dentro, quindi qualcosina mi tocca nel cuore tra due anni in questo momento. L'unica cosa che lo dico già adesso in anticipo, la voterò a favore, caro Lodi, questo è il vostro ordine del giorno, anche se arrivate secondi, perché due mesi fa Mattarelli ha chiesto più o meno le stesse cose al sindaco e mi fanno presente a lavorare con me dipendenti UM e molti esposti a sinistra rispetto a me. Mi dico, beh, ma come? Arrivano solo oggi, vicino al Natale, per far vedere che sono così buoni interessati al nostro interesse? Strano, perché è da giugno che andiamo non tanto bene lì dentro. Quindi mi hanno detto, ma come mai che prima hanno fatto degli ordini del giorno su cose che non riguardano noi lavoratori, noi centesi, ma cose un po' banali? Una volta il PD si occupava da subito dei problemi degli operai, della classe bassa. Adesso sembra che si occupano di altre cose, però mi fa piacere che ci sia stato questo interessamento, meglio tardi che mai. Il buongiorno si vede dal mattino, vediamo se nel 2017 proseguirete su questa strada, nella difesa dei lavoratori e non tanto di banchieri o cose altre. Grazie. Grazie, consigliere. Altri interventi? Stiamo silenzio per cortesia. Sono di brusio o no? Interventi? Mattarelli, prego. Premesso che, come ha detto il consigliere Macheferri, io pure voterò a favore di questo ordine del giorno per un motivo molto chiaro, facilmente intuibile. Quando 2 mesi fa, circa, presentai l'interrogazione sulla situazione della guerra ed ebbi quella risposta immediata in consiglio, perché era un'interrogazione, una risposta verbale, di interessamento, di tranquillizzazione da parte del sindaco stesso, che stasera saluto perché tra l'altro è assente, ma sapevamo che non c'era. E io sono rimasto soddisfatto in parte e credo che questo ordine del giorno un pochino serva per dare una specie di, come posso dire, di paletto politico da parte del Consiglio Comunale, che rappresenta la città, non rappresenta solo l'amministrazione. Come tempo, e perché voterò a favore di questo ordine del giorno del PD, anche se a livello politico il governo, l'ultimo governo del PD, sostenuto dal segretario presidente Renzi, ha fatto più che altro danni al paese che non benefici, almeno dal mio punto di vista, questo credo che mi sia concesso dirlo, ha
fatto dei danni in un settore fondamentale, che è quello del risparmio, dell'atto costituzionalmente, ricordo sempre a tutti l'articolo 47 della Costituzione, gettando nella incertezza un settore strategico come quello del credito, chiuso la parentesi. Ma l'ordine del giorno del PD di stasera è una sensibilizzazione che io ritengo assimilabile a quella che questo stesso Consiglio Comunale, con altre persone, fece quando approvò l'ordine del giorno, presentato dal sottoscritto ma approvato anche dalla maggioranza e quindi dal governo di allora e quindi da tutto il Consiglio Comunale di conseguenza, sul salvate, difendiamo le nostre banche. I valori storici, fondamentali e economici che identificano questa città come una città così chiamata industriale e finanziaria allo stesso tempo. Unico esempio in Italia, non mi stancherò mai di dire, che ha due banche autonome sul territorio, non c'è un'altra città di questa natura, con questi pochi abitanti e con questo modesto PIL che possa vantare di avere due banche autonome sul territorio. Non c'è un'altra città che ha una concentrazione per abitante per chilometro quadrato come questa, 555 abitanti per chilometro quadrato. Vuol dire che siamo fitti come mosche, perché molto, molto costruiti, molto industrializzati, molto assemblati. Non c'è una città che ha una tradizione industriale, parlo del calibro ovviamente di questa città, 30.000 abitanti, non certamente delle metropoli italiane che noi conosciamo, peraltro ben poco industrializzate, che hanno una tradizione industriale come quella di Genova. Ecco perciò che fare un ordine del giorno che sensibilizzi il Consiglio per quella che è la fabbrica della città, l'industria della città, credo che sia logico approvarlo. Pur se, devo dirlo, insomma, con un discreto senso di colpa da parte di tutti noi, perché il segretario della FIOM, che io conosco personalmente per motivi che avevamo i figli insieme per un certo periodo di tempo della loro vettura scolastica e extrascolastica, è sempre presente in questi ultimi mesi, in questi ultimi, forse nell'ultimo anno, permanentemente su questo territorio, perché ci sono delle emergenze industriali che stanno smobilitando le aziende. Vi ricordo, tanto per fare un esempio, la Lamborghini Cavour di Dosso, solo per fare un esempio di 88 posti di lavoro, che non sono certo i 1.400 o 1.300 della Vuorme, ma che altrettanto sono importanti in un territorio che si sta deindustrializzando. Per tre motivi: la teoria organizzativa storica che vede all'arrivo della terza generazione di industriali una probabile crisi di avvicendamento, per motivi della globalizzazione che ha impoverito un po' tutto il territorio nazionale, ma compresi i nostri prodotti di terziario avanzato e di industria avanzata. Terziario vuol dire le nostre industrie normalmente producono per altri settori, e gli altri settori, che sono quelli che hanno le grandi commesse, stanno tentando di andare a prendere queste commesse, va bene, nei paesi a minor costo di lavoro. Ed ecco che devo concludere il mio ragionamento. Il signor Marchion, che è amministratore delegato o presidente di FCA, fabbrica italiana automobili Torino, che si è fusa con Chrysler Automobile americana, che ha sede in Olanda, che è controllata dalla Exxon della famiglia Agnelli di diritto olandese, che sarà di diritto americano e molto probabilmente sarà un'azienda americana. Ora, io credo che il Presidente del Consiglio uscito, attuale segretario del partito che stasera presenta questo ordine del giorno, dovrebbe essere quello che dà del tu a Marchion, a Sergio si chiama, Sergio, che lo
lo invitate qua sul territorio a verificare che questa fabbrica, che 1300 dipendenti tutto sommato per FCA sono solo forse un cinquantesimo del loro totale di dipendenti, per noi è importante, visto che i due si danno del tu come se fossero vecchi amici. Il segretario del Partito Democratico, ex Partito Comunista, si dà del tu a Sergio Marchion, che è l'amministratore delegato di FCA, che dice che Confindustria è inutile. Parole sue, non parole mie. Condivido pienamente però quel concetto. Quindi, cari colleghi del PD, io voterò a favore per questo ordine del giorno perché credo che sia necessario per noi politichetti locali sensibilizzare la città e il Consiglio su questa problematica. Ma è altrettanto importante, e voi potete probabilmente farlo più di noi o più di me, sensibilizzare gli organi dirigenti del vostro partito per arrivare al segretario, tuttora ex presidente del Consiglio, affinché possa prendere per il maglioncino azzurro l'amministratore Marchion e ce lo porta qua a vedere l'engineering, la capacità ingegneristica, la capacità progettuale di quella che era, che è tuttora la famosa fabbrica Vancini Martelli, VM, Vancini Martelli, che entrambi scomparsi evidentemente, ma che ha dato origine negli anni 50 a quello che era un po' il simbolo del processo di industrializzazione che questa città sta perdendo. Grazie. Grazie consigliere Mattarelli. Altri interventi? Ricordo che siamo al primo giro. Non ci sono altri interventi? Chiesto la parola al vice sindaco. Ringrazio il caporal Lodi per l'ordine del giorno e anche il consigliere Catazzone per l'emendamento che abbiamo discusso in capigruppo ieri, che a mio avviso va ad integrare bene l'ordine del giorno presentato. Credo che sia fondamentale mantenere alta l'attenzione, credo che sia fondamentale il pieno riconoscimento dell'importanza dello stabilimento scendente di Guarme Motori e FCA per il tessuto territoriale locale e non solo. Fondamentale quindi continuare l'azione che è fatta di interlocuzione con la proprietà, con i dirigenti dello stabilimento scendente da parte dell'amministrazione, per mantenere uno stato di attenzione di quello che si sta evolvendo nello stabilimento scendente. Credo che sia importante quello che è stato detto sul ruolo del Consiglio Comunale come entità principale della città, che deve essere investita nel ruolo politico su questi temi, perché sono temi che non sono di pura amministrazione, ma sono rappresentativi di un tema ben più alto, ben più ampio, che è quello della salvaguardia del lavoro, della salvaguardia economica, della dignità del lavoro. Quindi che siamo o meno politichetti locali o che siamo investiti a pieno del ruolo politico del Consiglio Comunale è poco cambia. Questo è il ruolo che abbiamo e quindi è bene che il Consiglio Comunale si esprima per cercare di portare avanti la volontà dell'intera comunità scientese di salvaguardia di un patrimonio del territorio. Non sono d'accordo su quelle considerazioni sulla latitanza, sulla sottovalutazione, mi sembrano considerazioni affrettate, sbagliate e poco rispettose. Però a mio avviso stiamo trattando un tema così complesso dove è importante investire il Consiglio Comunale, ben venga quindi l'invito alle parti sociali nelle commissioni competenti, nel capigruppo, all'interno del Consiglio stesso, per discutere tutti assieme di quelle che potranno essere le future linee di indirizzo
andando quindi nella volontà di tutti noi, non solo dell'amministrazione, di far sì che 100 continui ad avere quel patrimonio di lavoro e quel patrimonio economico che è rappresentato da voi. Grazie, vice sindaco. Se eventualmente qualcuno ha una replica, Lodi, e poi per come la prima attenzione, come componente, bene, grazie Presidente, buonasera a tutti, anche da parte nostra sarò breve, comunque c'è completa e totale condivisione di questo ordine del giorno, tant'è che per gli emendamenti che ci trovate prima, il primo è una mera questione formale, impegnando la Giunta e non il Consiglio, e impegnando quindi il Sindaco e non il Consiglio a farsi portavoce di questa istanza, mentre il secondo è un invito a come diceva il prima vice sindaco, ad invitare anche le parti sociali, perché con questo ordine del giorno chiediamo un piano industriale e quelle che sono le intenzioni rispetto al sito UM100 e quindi ci rivolgiamo all'azienda, e va bene chiamare anche alla donata le parti sociali che anche se rappresentano quello che poi a noi interessa tutelare nel concreto, quindi i lavoratori dell'azienda assieme ovviamente all'azienda. Quindi lo dico per non perché siamo stati una piccola garettina interna prima, non voglio dire sono arrivato primo, secondo, terzo, in tempi non sospetti qualche mese fa, scrissi in quanto consigliere regionale assieme al collega Mafarre all'azienda e alle parti sociali, quindi principali sigle sindacali, e purtroppo non ho avuto una risposta perché erano i primi momenti in cui questo periodo un po' non particolarmente buono che si viveva all'interno di quale monitore si stava manifestando, avevamo chiesto di essere ricevuti sia dagli altri aziendali che dalle parti sindacali, non ci è stato risposto. Mi auguro che questo ordine del giorno abbia una sorte migliore, che il sindaco sia investito di questo compito e che la piccola azienda e sindacati e parti sociali diano una risposta e che questa risposta possa essere condivisa assieme a noi. Io indicavo nell'emendamento la conferenza della prima commissione, ma benissimo anche un'audizione di conferenza di capigruppo, anche in consiglio, purché ci siano dati gli elementi affinché questo patrimonio, che è l'azienda principale della nostra città, possa non solo continuare ad essere così com'è, ad essere una fonte di sussistenza per tanti lavoratori che sono impiegati al loro interno e per tutto l'indotto, perché se 1200-1300 dipendenti sono altrettanti, sono coloro i quali che vivono dell'indotto di buoni motori. Quindi ripeto, al mio tentativo di qualche mese fa purtroppo è andato male. Mi auguro che succeda questo ed abbia miglior sorte. Grazie. Grazie per questo presentazione. Tony. Sì, fatemi dire che sono contento di questo dibattito, magari con una modesta eccezione per l'intervento del capogruppo Macaferri, che ho trovato completamente fuori tema, nel senso che non è mica una gara e ha fatto bene il capogruppo a ribadirlo, non è siamo arrivati prima, siamo arrivati secondi, siamo arrivati terzi. Il Partito Democratico ha avuto responsabilità di governo in questa città fino a maggio ultimo scorso e fino ad allora quello che riteneva di fare per la tutela occupazionale lo faceva direttamente. Da allora la responsabilità di governo le ha una nuova maggioranza a cui chiediamo di fare la loro parte, il che non vuol dire che il nostro partito si disinteressa dei temi. Ricordo che mentre l'intera maggioranza se la prende la critica, non è mancanza di rispetto a criticare, è ancora una cosa consentita nella nostra straordinaria Repubblica, mentre l'intera maggioranza non ha trovato mezz'ora per andare all'incontro promosso dalla FIOM, perché tutti avevate qualcos'altro da fare, il Partito Democratico era rappresentato proprio segretario regionale e in quel senso abbiamo inteso proprio investire quello che si dice la filiera politica e istituzionale del nostro partito. Quindi ci stiamo muovendo a livello regionale, ci stiamo muovendo a livello nazionale, ci muoviamo parallelamente a livello locale, perché crediamo che sia corretto che ogni vagoncino del treno istituzionale del Paese Italia faccia la propria parte. Non è vi siete svegliati adesso, ci siamo svegliati dopo, me lo lasci dire con una battuta, allora non ho ancora capito quando
forse sbagliato lei, visto che su questo tema, oltre ad andare a lavorare là tutte le mattine, non l'ho ancora sentito intervenire pubblicamente. Non è questo il tema. Ci svegliamo tutti assieme oggi, votando un ordine del giorno, dando un segnale di attenzione, rimediando a una sbavatura che c'è stata, poi bene, si ammette l'errore o si supera, disertando alcuni tavoli importanti, e andiamo avanti tenendo l'attenzione alta. Credo che dal punto di vista politico quello che succede qui questa sera possa potenzialmente essere importante, perché lo evidenzio, è sostanzialmente una disponibilità di compartecipazione alla responsabilità locale che una forza in questo momento di minoranza in questa città sta dando, sta dicendo: noi siamo disponibili a giocare assieme alla maggioranza una partita in termini di vigilanza e attenzione a questo problema. Ho colto dalle parole del vice sindaco una disponibilità a accettare questa condivisione, diciamo, di intenti, perché non è un problema di centro-destra, di centro-sinistra, di civici più o meno civici, è un problema di gente, persone, famiglie, economia locale, qualità della nostra città, qualità del nostro territorio. Quindi credo che sia importante che su questo non facciamo politica, no? Inteso con la più piccola, facciamo invece politica con la più maiuscola. Quindi no, arrivate lunghi, arrivate prima, arrivate prima Mattarelli, io però mi sono svegliato alle 5 della mattina, ma facciamo politica con la più grande, cioè tutti assieme, senza mettere gli steccati che davvero su temi come questo non hanno ragione di esistere, cerchiamo di dare un segnale anche in termini simbolici di unità e quindi non di divisione. No, volevo solamente dire che naturalmente io non potevo intervenire, fare degli ordini del giorno sulla web, come avevo già raccontato due mesi fa, quando ho fatto Mattarelli, perché ho troppo in conflitto e sappiamo molto bene come si comportano i dirigenti dell'FCA con persone che possono essere scomodi. Trovarsi a lavorare in Sicilia da un momento all'altro è un attimo. Io non sono mai intervenuto per quello, ma ho collaborato con Mattarelli nel chiedere al sindaco di domandare alla dirigenza la situazione. Tutto qua. Poi dopo arrivare il primo secondo, io ho semplicemente riferito anche al Partito Democratico che in fabbrica, purtroppo, tanta gente che si riteneva difesa e tutelata dal Partito Democratico, ma vedendo questi ritardi, hanno dei forti dubbi, tutto qua. E mi auguro che nell'anno 2017 voi riprendete il vostro modo di fare politica tutelando i lavoratori che sono in tutte le parti, non solo la guerra. Grazie dei consigli. Grazie, le sue bandiere. Grazie consigliere Macchiaferri. No, facciamo così. Chi è che ha altri interventi da fare? Grazie. Allora, io intanto volevo ringraziare il consigliere Pedazzoni per gli emendamenti che ha spiegato prima. Chiedo se è possibile di leggerli integralmente per dopo, cioè più altro rispetto alla gente che ci segue in streaming e anche che vedrà il video successivamente. E poi intanto voglio dire che non ringrazio Pedazzoni perché l'ordine del giorno, così come era stato presentato, credo che non fosse, diciamo, votabile, in quanto era un impegno che veniva preso nei confronti di un'azienda terza e non veniva preso nei confronti di un'istituzione comunale, nei confronti del Consiglio Comunale e neanche della Giunta. Quindi credo che l'emendamento sia opportuno e condivisibile tutte le premesse, quindi credo che con gli emendamenti che andremo a spiegare, credo che il voto sia favorevole e fatto nel sì. Grazie consigliere Pirani. Ha detto la parola di vice sindaco? Sì, giusto a sintesi di questi interventi, di questo dibattito, penso che si sia detto già da tempo, forse quasi allo sfinimento, l'importanza e il valore di un trasversalità e di un approccio civico al governo del territorio va nella direzione di andare a raccogliere le istanze per quello che sono, indipendentemente dalle
da chi ne è portatore. Penso che questa sera non possiamo che andare a raccogliere positivamente un'istanza che vede un ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, mandato dalla Lega Nord, con una partecipazione del Partito Democratico regionale, come ha citato il consigliere Lodi, con un'attenzione al tema da parte dei consiglieri regionali della Stazione Fabbri. Credo che l'amministrazione si debba fare portavoce di quello che sarà l'indirizzo di questo consiglio, perché si parla non di schieramenti di parte, ma di qualcosa di veramente importante per il Stazione. Grazie Vice Sindaco, se non ci sono altre repliche procediamo con la lettura degli emendamenti e alla successiva votazione. Allora, la lettura, non sono arrivati e comunque eventualmente per chi non avesse ricevuto ho letto, vi do lettura del primo emendamento. Fondamentalmente nell'emendamento numero 1 il consigliere Federazioni propone la modifica al testo originario. Dopo le parole tutto ciò premesso propone di sostituire la parola chiede con impegna la giunta e il sindaco a chiedere. Questo è il primo emendamento. E se non ci sono discussioni o proposte io conterrei la votazione. Procediamo con la votazione dell'emendamento. Mettiamo i voti dell'emendamento numero 1, favorevoli. Leggo quindi l'emendamento numero 2, sempre presentato dal consigliere Prefazzoni, dove propone una modifica al testo originario, chiede di inserire la seguente richiesta come terzo punto del dispositivo, di poter audire altresì le parti sociali attive dell'azienda Guadagni di Cento presso la commissione consigliare numero 1, con un'alternativa attraverso apposita audizione aperta a tutti i gruppi consigliari. Anche questo noi chiamiamo in votazione, chi è favorevole? All'unanimità. Procediamo quindi con la votazione dell'ordine del giorno, così come è emendato il corso di seduta. Favorevoli? Mattarelli? All'unanimità. Procediamo con il successivo punto. Guarda la sua votazione. Passo sono Gattia che purtroppo è intervenuto un eroe nella compilazione dell'IVEA e anche nell'interpretazione del regolamento. E quindi chiediamo, chiederà il Presidente del Consiglio di ritiro della delibera per la ripresentazione al prossimo Consiglio Comunale. Grazie Assessore, in questo ne avevamo anticipato ai capigruppo per quanto possibile oggi pomeriggio, quindi se non ci sono interventi io metterei ai voti il ritiro della proposta di delibera. Procediamo con voti, prego. No, non ho capito, al capigruppo avete detto un'altra cosa. Sì, sì. Ah, prima avete fatto la riunione? No, è che lei non era ancora entrato, è entrato che praticamente il consiglio era iniziato, quindi a inizio consiglio, qualche minuto prima, abbiamo condiviso con i capigruppo presenti la motivazione che oggi abbiamo fatto. Quindi la cosa informale? Sì, una cosa informale perché è una problematica a corso nella giornata di oggi. È nesso oggi pomeriggio, quindi fondamentalmente viene proposto il ritiro e viene ripresentato al prossimo consiglio. Se non è chiaro il motivo, glielo spiego all'assessore. No, mi è chiaro che dopo 6 mesi non siamo ancora arrivati a capo. Allora, facciamo così. L'assessore veramente no, è l'ultimo assessore che fa così. Sono mesi che ci troviamo, non siamo ancora usciti dalla consulta, però mi prendo atto. Va bene, ok. Allora, se vogliamo demonizzare gli uffici perché hanno commesso un errore nell'interpretazione, facciamolo. Concettiamoli anche, cioè voglio dire, se la responsabile non ha tenuto conto che nella graduatoria del 12 novembre c'era ancora un nome perché nella sua stampa non figurava, perché a volte anche i supporti informatici non aiutano, e quindi ha dato via a un successivo suo, eccetera,
fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo, non abbiamo commesso l'errore e quindi siamo costretti a svitare al prossimo Consiglio Comunale per un mero errore tecnico. Io non credo che questa sia una cosa che vada a creare molte polemiche. Lei stesso, consigliere Ponce, si è recato presso gli uffici e le ha stata data questa indicazione, no? E purtroppo si erano sbagliati, non posso fare altro, che dire. Procediamo. Ecco. Grazie Presidente, mi astengo dai commenti perché sono un po' rapido preso su questo argomento. Tuttavia segnalo in quanto questa è una delibera che ha due punti all'ordine del giorno, che ha due punti, scusate, che si potrebbe attivare anche il voto per parti separate, dunque sospendere e stracciare in questo momento la parte che riguarda la consulta di Luigi Morelli e dare seguito a quello che riguarda la consulta di Vilacqua, ovvero il sottoscritto, quindi la sua del sottoscritto, visto che parrebbe ci sia disponibilità di quello che la persona che viene dopo di me. Vedete voi che è un'opportunità, visto che mi sembra che la consulta di Vilacqua, da quando si è inserito il Consiglio, non si sia mai adunata, forse potrebbe essere un nostro ronet affinché si ritrova e faccia una cosa anche loro. Grazie. Si stava un attimo consultando, ora non vuole emendare. Se leggete il regolamento, al momento del voto, quattro consiglieri possono avere le voti per parte separate. Se leggete il regolamento. Intervengo per la risposta al consigliere Petazzoni. Sì, è vero, quello che lei dice si poteva anche proporre. Purtroppo ci siamo accorti di questa cosa di pomeriggio. Possiamo fare adesso? Allora, ci sono cose di queste ore e in effetti si poteva anche procedere a cominciare lei. Io credo che il prossimo consiglio non sarà lontano. In ogni caso, proprio a questo scopo, io domani riceverò e parlerò con il Presidente della consulta di Vilacqua per chiarirgli questo consiglio. Non è percorribile la strada della votazione separata, ma occorre fare un emendamento. Siccome andiamo a modificare i parti sostanziali la proposta di delibera e occorre acquisire i pareri, se non è un problema saremo per poter ritirarla e poi si parla al prossimo consiglio. Per quanto mi riguarda, come ho già detto, non è un problema. È che se leggiamo il regolamento quello che ho detto è contestabile, cioè, questo è quanto. Ora se volete mi prendo 5 minuti, trovo l'articolo, perché adesso non ho commesso, tanto se mi piace leggero le volte, non ho leggiato questa sera con il regolamento del Consiglio Comunale, comunque veramente che per quanto viene da delibere, quattro consiglieri possono chiedere il voto da parte separata, cioè smembrare di una delibera. Però, ripeto, per quanto mi riguarda, nulla ho da ritiro, non mi vuole evitare, era solo perché, come ho detto poc'anzi, potrebbe essere uno strone a questa consulta per modo di poco. Anche per dire. Allora, adesso se volete possiamo anche sospendere un paio di minuti, verificare l'articolo, però l'articolo a cui lei si riferisce, a mio avviso, riguarda l'ordine del giorno e altre cose. Quando ho fatto l'ordine del giorno, ma è detto che riguardava le delibere adesso. Io propongo di procedere con il ritiro della delibera. Vi la mettiamo ai voti, chi è favorevole? È un fatto banale, è un'ora che mi piace. No, io capisco l'esigenza a volte di forzare, che però non dovrebbe essere una sopranegativa, però darei una posizione politica che è quella del capito. Io sono sinceramente convinto che quello che dice il capogruppo di azione sia fondato, nel senso che la metodologia prevede per una parte la clamazione, cioè
il voto palese finale, tra l'altro addirittura c'è l'elezione con scrutinio segreto, quindi è evidente che sono due componenti della medesima delibera. Detto questo, però, la sintesi politica è: se abbiamo anche solo il dubbio di fare una forzatura in termini procedurali che possa compromettere l'efficacia della delibera e complicare una situazione che per cause davvero banali, su cui non spenderei neanche un secondo, si è complicata senza responsabilità di nessuno, secondo me, ed è questa la posizione del democratico, se arriviamo al punto non succede assolutamente nulla. Però è anche giusto dire che quando uno fa una proposta che ha un senso, la proposta ha un senso. Poi forse politicamente non ci porta questo beneficio tale da giustificare il costo di stare a ragionare se e come farlo. Se non ci sono ponte. Scusa, non è il costo di come farlo, è se abbiamo delle regole, almeno cercando di capire che regole ci siamo dati e poi dopo le applichiamo, però almeno siamo, per tutti sia chiaro la regola, poi decidiamo se applicarla o non applicarla, non facciamo viva il parroco che non sembra il caso, non è una critica al più intervento, ma una critica al sistema. Se non ci sono altri interventi, direi di procedere. Procediamo con il ritiro. Mettiamo i voti, chi è favorevole al ritiro? Voto a favore il gruppo Centro Civica e Idee Comune, il gruppo Misto, nonché Lega Nord, il gruppo PD. Il gruppo PD? Sì. Tutti. Chi è contrario? Chi si astiene? Onda Centese, Libertà per Centro. Il consiglio approva. Passo la parola al vice sindaco per il sesto punto del giorno, con la sperimentali di mobilità sostenibile casa scuola, casa lavoro nei singoli comuni in connessione tra loro con la partecipazione al del Ministero dell'Ambiente. Prego, lei la parola. Allora, questa delibera prevede la proposta del Consiglio Comunale della Convenzione tra enti tra cinque comuni che sono San Giovanni per Sicilia, Santa Catalogna del Centro Monte della Miglia, in merito ad una convenzione che permetta la partecipazione a un consorzio composto da questi cinque comuni per la partecipazione ad un bando del Ministero dell'Ambiente, decreto 108 del 20 luglio 2016, che permette il finanziamento fino ad 1 milione di euro con un finanziamento del 60% di progetti relativi a ambiti territoriali con più di 100.000 abitanti, volti a sostenere iniziative di mobilità sostenibile. Carpooling, car sharing, bike pooling, bike sharing, realizzazione dei percorsi protetti e politiche di sostegno alla mobilità leggera nei percorsi casa scuola e casa lavoro. La problematica del congestionamento del traffico, la problematica dell'incentivazione alla mobilità leggera e al percorso ciclopedonabile è qualcosa che vede tutti noi particolarmente attenti. Era nel nostro programma elettorale, una qualcosa che anche negli incontri con le consulte civiche avuti in questi mesi abbiamo rilevato essere, se non la priorità prima, ma sicuramente un tema che sta particolarmente a cuore a tutti i cittadini del territorio centrese, perché viviamo una situazione di scarsa presenza di percorsi ciclopedonali adeguati o in strutture o in metafora. Questo bando risponde ad un'esigenza quindi territoriale e abbiamo rilevato in questo bando la possibilità di andare a implementare le nostre dotazioni infrastrutturali. Abbiamo quindi discusso con
primariamente con il comune di San Giovanni in Persiceto, che ha girato il comune capofila all'interno di questo consorzio, per cercare di mettere in piedi una iniziativa che unisse comuni adiacenti, comuni limitrofi, da tre province diverse. È un qualcosa di abbastanza nuovo, un qualcosa che a mio avviso può rappresentare il primo passo di una logica di lavoro sulla mobilità che vada al di là dei singoli ambiti comunali o del singolo ragionamento sull'unione dei comuni e dell'autoferra rete su cui siamo costantemente abituati a lavorare, andando quindi ad ampliare nella logica dell'area vasta quelle che sono le nostre velleità progettuali. Questa convenzione quindi è strumentale alla presentazione di un progetto per questo bando che ha la scadenza il 10 di gennaio prossimo. È stato una sfida importante, interessante, cercare di lavorare anche con tempistiche molto, molto stringate e con le vacanze natalizie e la chiusura degli anni dell'anno 2016, quindi ci ha portato sicuramente a trovarci di fronte a situazioni sfidanti, ma a mio avviso abbiamo la possibilità di partecipare ad un bando che potrebbe reportare delle risorse importanti sul territorio o comunque potrebbe rappresentare la creazione di un tavolo di lavoro che possa poi anche andare ad applicare a ulteriori bandi. Ad esempio è stato recentemente pubblicato un bando sulla mobilità smart e sull'economia circolare all'interno del bando che si chiama Azioni Innovative Urbane, anche queste dove l'ambito territoriale sarà tra i 50 e i 100 mila abitanti, e quindi anche in questo caso dobbiamo andare sempre più, siamo sempre più spronati a lavorare su delle logiche di trans comunalità e trans e anche al di fuori degli ambiti provinciali. Quindi quello che vi portiamo all'approvazione è questa convenzione. Come ho anticipato in conferenza di Capigruppo ieri, è venuta a mutarsi una condizione che era la partecipazione del Comune di Mirabello. Quando avevamo iniziato le discussioni per la partecipazione a questo bando, il Comune di Mirabello era fortemente interessato perché aveva una situazione estremamente vantaggiosa per poter partecipare, ma il venir meno del Comune di Mirabello stesso a valere dal 1° gennaio con la fusione in Terre del Reno ha portato quindi ad un mutamento delle condizioni che ci è stato comunicato in maniera formale il 21 dicembre stesso dal sindaco Bottonieri, una volta che l'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale prima della dimissione del segretario comunale di Mirabello sono state formalizzate, per cui chiederò poi al Presidente di andare a modificare dal punto di vista formale questa convenzione con lo stralcio del Comune di Mirabello della stessa. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperto il dibattito. Al consigliere la parola. Mattarelli, prego. Non avendo partecipato al capigruppo, pongo qui il quesito che mi sorge spontaneo leggendo il testo del punto. Questa convenzione a cui noi andiamo a partecipare con il comune di San Giovanni, Sant'Agata, Cento, noi stessi ovviamente, Bondeno, Mirabello e Finale Emilia, per la realizzazione congiunta di azioni pilota sperimentali di mobilità sostenibile casa scuola o casa lavoro, che struttura questa convenzione, perché
se vogliamo parlare di operazioni sperimentali per cercare di ridurre, come ha detto giustamente lei, vice sindaco, quello che è la problematica più importante oggi, sentita perlomeno dai cittadini, ma da tutti noi, cioè quella della congestione del traffico, in un'area così vasta come quella che prevede la Convenzione, secondo me bisogna capire bene quali strumenti ha poi a disposizione questa Convenzione, da chi è composta, cosa servirà a fare e che cosa e che studi intende fare. Mi spiego. Il bando del Ministero dell'Ambiente sicuramente mette a disposizione dei soldi per poter individuare delle cosiddette azioni sperimentali per la nuova mobilità. In più occasioni, anche nella precedente legislatura, io sommessamente mi azzardai in Commissione Ambiente a proporre alcune ideucce così locali di relativamente poco costo, tipo un parco di biciclette elettriche ovviamente per la bella stagione per poter percorrere la città nei negozi, oppure addirittura un piccolo parco di auto elettriche alle porte della città da poter noleggiare da parte dei cittadini con la loro scheda magnetica, entrare in città anche al sabato e la domenica, fare i negozi e poi casomai uscire. Questo per cominciare ad abituare all'idea di avere l'utilizzo dell'auto elettrica o del traffico sostenibile, non perché io sia in Mauro Zulis, ma perché a Londra, a Parigi, a Barcellona stessa, a Madrid, in tante altre città del nord Europa solitamente è fatta. Ma quello che io mi chiedo, il dubbio che io ho in questo caso, in questi casi qui, leggendo questa convenzione, quando uno parla del percorso sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, deve prendere in esame una serie di parametri che a mio avviso metterli insieme per questi comuni attigui ma non vicini è complicatissimo. Per esempio, l'orario di inizio delle scuole, perché se tutte le scuole inevitabilmente dal 1922 ad oggi iniziano alle 8 perché la campanella suona alle 8, perché il ministero è sclerotizzato alle 8 di mattina, tutti i bambini di scuola, tutti devono andare a scuola alle 8 e dalle 8 alle 8 e quarto si genera un infernale traffico di su da 30 quintali che portano dei bambini da 30 kg a scuola, perché le mamme portano i bambini con i su da 30 quintali, viste da me in più occasioni, poi che ormai c'è anche quelli che le portano con la peota da 9 quintali, ma la cultura del traffico sostenibile prevederebbe anche questo. Siccome voi parlate del progetto SMART nel vostro campagna elettorale, progetto SMART per esempio potrebbe individuare nei percorsi casa-lavoro e casa-ufficio le aziende che possono fare il telelavoro o il lavoro part-time o il lavoro a distanza, cosa che nel settore finanziario sta cominciando a diventare molto applicato, e in questo modo evitare centinaia di persone che lavorano nel terziario in aziende che possono produrre quello che fanno a casa davanti a un PC o un tablet, possono produrre in ufficio, concordando con le aziende del caso il trasferimento del personale meno indispensabile sul posto di lavoro al fine di realizzare un minor traffico di persone sulle strade. Se queste idee sono al centro dello studio della convenzione che verrà stipulata da questi comuni, allora forse parliamo di un progetto serio. Se no parliamo di un qualche cosa che serve a prendere quattro soldi dal Ministero per cercare di mettersi in tasca un po' di studi, un po' di convenzioni, 500 pagine di malocco irrealizzabili, e la gente continuerà ad andare a scuola alle 8 di mattina con tutti i bambini sui SUV, sulle macchine, andare in ufficio alle 8:25, così intasando ulteriormente le strade, e le strade sono sempre quelle, e le macchine sono vecchie perché la gente non ha i soldi per cambiarle e vanno o a gasolio o a benzina euro 5, euro 4, nella migliore delle ipotesi, perché gli euro 6, gli ultimi immatricolati quest'anno, hanno sostituito a malapena il 10% del parco circolante. Quindi, se il bando che noi andiamo a fare oggi con questi comuni del comprensorio, visto che
che mi rimango adesso è finito del comune che si chiama le terre, le terre del re. Infatti devo dire con le carte che state da hanno al loro interno degli esperti che fanno delle verifiche serie sulla riduzione dell'inquinamento e sul numero di auto circolanti, con il passaggio sempre più graduale, sempre più deciso verso le auto meno inquinanti, anche quelle elettriche, con l'aiuto anche dei fondi del bando, allora noi potremmo pensare di migliorare la situazione del traffico. Altrimenti ricadiamo negli studi che hanno fatto fino adesso tutte queste convenzioni, che non ha fatto altro che fare dei malocchi di carta non realizzati e presi dei soldi dal ministero. A me piacerebbe sapere cosa dire a fare questa convenzione, se lei me lo sa dire, dopodiché deciderò che voto dare. Grazie Mattarelli. Altri interventi? Direttamente dopo che ci sia che risponde adesso. Piero Lodi, a lei la parola. Sì. Cerco di far presto perché il mio gruppo mi ha chiesto di essere veloce, evidentemente lo fa. No, dirò rapidamente quello che un po' ho detto anche alla capigruppo. Come Partito Democratico decidiamo a raccogliere le sfide dell'accelerazione. Penso che abbiamo già dato prova in questi 6 mesi, siamo qui tra metà dell'anno, di giorno, di notte, quando serve, con un preavviso a volte minimo, a volte qualcosa meno. Mentre il nostro sindaco è in vacanza, noi siamo qui, una volta chi stava in testa dava il buon esempio, sì, evidentemente non è più così. Volevo finire questo argomento, ma sono stato presidente e mi tratterrò sulla vacanza del sindaco un quarto d'ora, no? È in tema, perché se ci viene chiesto di riunirci per la fine dell'anno non è un grande gesto di attenzione nei confronti del Consiglio Comunale non modificare un piano ferie, ma perché se avessimo fatto così tutti forse non parteciperemo al bando. Quello che poi ho evidenziato, poi non volevo fare lunga la battuta, in tappa le ali, è quello che invece volevo evidenziare in maniera un po' più seria, è che oggi ci viene chiesto sostanzialmente un atto di fede, nel senso che noi deliberiamo di condividere una convenzione che altro non è che un enunciato, cioè partecipiamo assieme al bando, ma con quale progetto noi si partecipi al bando non è dato sapere, perché questo progetto, come ci spiegava ieri, appunto a proposito di accelerazione, sera al capigruppo, mi dice sì, questo progetto non c'è e lo si sta mettendo insieme, con l'idea di approvarlo in giunta il 9 per mandarlo via il 10 mattina, sperando che non piova, che non si blocchi il computer, insomma c'è sempre un certo margine. Quindi cosa voglio dire? Che sarebbe stato importante su un tema così alto come quello della sfida dell'inquinamento, del miglioramento della qualità urbana, eccetera, eccetera, poter fare un passaggio in commissione, cogliere le sollecitazioni e anche magari, non dico i suggerimenti, ma le sensibilità di questa assemblea. Invece in realtà arriviamo, neanche a dirlo, lunghi, un po' trafelati e all'ultimo secondo dell'ultimo istante. Va bene così, nel senso che nell'attesa che ci prendiamo della misura continuiamo a cercare di adattarci noi, sarebbe auspicabile che si cominciasse a prendere un passo tale da poter dare alle commissioni la loro dignità, a questa assemblea la possibilità di esprimere voti più consapevoli e a voi stessi, io dico, anche il modo di lavorare con un po' di serenità in più, perché poi alla fine di quello che fate dovrete rispondere, se aveste anche il tempo di leggere ciò che scrivete forse non ritireremo una delibera al Consiglio. Grazie. Altri interventi? Manuccelli, prego. Onorevole Senatrice, favorevoli a cogliere l'ordine del giorno proposto appunto numero 6. Beh, quando la Amministrazione Comunale si accinge a fare, ad amministrare un nuovo comune, è chiaro che ci sono tante cose da fare, quindi qualcosa può anche sfuggire, dato anche, come dire, tempi molto ristretti e molto recenti. La seconda battuta, mi piace sottolineare questo aggettivo di mobilità sostenibile,
perché noi rischiamo un po' di fare come il cane che si morde la coda, ovvero noi, intendo dire, noi cittadini, tutti, italiani, insomma, di gridare allo scandalo di fronte all'inquinamento, di fronte alle fonti inquinanti e quant'altro, e poi non fare nulla. Quello del consigliere Mattarelli prima è stato un passaggio, oltre che simpatico, ma anche molto, molto efficace, molto, molto ficcante, perché la questione, intanto la premessa è che l'Emilia-Romagna è la regione più inquinata, non solo in Italia, ma non solo in Roma. Seconda battuta, l'inquinamento da polveri sottili è devastante, e in terza battuta, proprio a Cento, proprio Cento presenta dei punti, delle vie, via Ferrarese, via Ugo Bassi, incredibilmente via Ugo Bassi, soprattutto il tratto che va dalla chiesa di San Biagio fino a parte della Rimembranza, che secondo me dalle 10 minuti alle 8 della mattina alle 8 e 10 è la via più inquinata di Cento. Il concetto di mobilità sostenibile afferisce poi al concetto di cultura che più volte è emerso in questa sala, cioè fino a quando noi non creeremo una cultura dell'ambiente, una cultura del territorio, ma anche una cultura della persona, quindi della sostenibilità della persona, noi possiamo fare tutte le convenzioni che faremo, ma non troveremo mai la soluzione. Tant'è vero che se ci si mette nel tratto via Matteotti Ugo Bassi alla mattina 10 minuti alle 8 e si resta lì fino alle 8, 5, alle 8 e 10, ci sono macchine che sono continuamente con il motore acceso, ci sono macchine che circolano con un solo conducente e ci sono famiglie che hanno perso quello che è la trebisonda, cioè quello che è il concetto di sostenibilità. Cioè, tanti bambini potrebbero andare tranquillamente a scuola a piedi, anziché essere portati davanti alla scuola, se ci fosse la possibilità di portare i figli all'interno della scuola con la macchina, una rotonda particolare, le macchine entrerebbero a scuola. E allora il discorso non è tragico, ma è serio, quindi dobbiamo investire, quindi ben venga questa convenzione, ben vengano tutte le convenzioni che mirano a far crescere, anche se magari alcune possono rischiare di essere delle scatole vuote, ma noi qui sposiamo la filosofia del principio, non la filosofia dell'effetto. Ma dobbiamo lavorare molto, ma molto, anche noi stessi insegnanti a scuola, sulla promozione di una mentalità che porti ad azzerare quello che è avvenuto in questi ultimi 10 anni. I bambini devono essere ovviamente tutelati, devono essere sicuri nell'andare a scuola, ma non possono essere portati ad uno in macchina. E quindi io chiederei anche uno studio su quello che sono le emissioni delle polveri sottili in determinate fasce orarie della giornata, in determinate situazioni, cioè territoriali, di vie, ovviamente via Ferrarese, torno a dire via Ugo Bassi, il tratto che da San Giorgio va a parte del primo anno. Grazie, ritengo che chi promuove questa convenzione sia Dario Giara, come ha già enunciato il consigliere Maluccelli, per la cura del territorio, dell'inquinamento, ma anche della salute delle persone stesse, in quanto si riesce a diciamo, promuovere l'attività fisica, come si legge dalla convenzione, con la realizzazione di interventi infrastrutturali per la connessione dei collegamenti ciclopedonali e quindi anche portando le persone a muoversi più a piedi e meno con i veicoli. E anche da ricordare che è un progetto molto importante perché coordina 5 comuni situate in 3 province diverse e penso sia un lavoro molto importante. In più, come ci è stato detto in passato, il Comune di Cento fa parte di questo progetto e con un
sindaco civico e quindi non ci stiamo chiudendo in noi stessi come ci è stato detto in passato, e quindi io non posso far altro che sostenere questo progetto che incentiva sia l'attività fisica che l'inquinamento, per ridurre l'inquinamento della nostra zona. Grazie. Grazie consigliere Boraldi. Altri interventi? Ricordo che siamo al primo intervento, se non ci sono altri interventi passiamo con le repliche, procediamo con le repliche. Ci sono interventi? Io siamo al secondo giorno, la risposta che si ha è alle repliche, ok, allora diamo la risposta. Sì, allora... Sicuramente tutte le discussioni fatte hanno posto punti importanti. Sicuramente per quanto riguarda le tempistiche, capisco il commento del capogruppo Lodi, ma insomma, mi viene da pensare che vadano contestualizzati questi commenti, vanno contestualizzati all'interno di un'operazione di messa in rete di comuni che si sono trovati a discutere su delle tematiche non semplici, che hanno utilizzato uffici di aree diverse, che usano strumenti informatici di carattere diverso, che usano mappe di carattere diverso, quindi insomma c'è stata anche tutta una fase di preparazione al lavoro di coordinamento tra comuni sicuramente non banale. Non passare in commissione ambiente, come ho avuto modo di dire ieri, non è un voler diminuire il ruolo delle commissioni, peraltro poi ho visto che non è che questi progetti sono comunque progetti di carattere amministrativo di cui la giunta è pienamente titolata alla sua formazione, non ho notato di particolari discussioni nelle commissioni ambiente di progetti di questo tipo nell'ultima legislatura. Fatto salvo questo no, comunque quello che volevo dire era che non era una, non passare in commissione non era un voler sminuire il ruolo della commissione, quanto piuttosto non andare a discutere di massimi sistemi, di principi del vogliamo ridurre l'inquinamento in commissione, perché insomma mi sembra pleonastico voler andare a ridurre l'inquinamento, voler andare a fare delle iniziative di carattere benefico per il territorio, voler andare a migliorare la situazione dei ciclabili, voler andare a mettere in atto delle situazioni di tipo gestione del traffico, quindi tutte queste cose. Se non c'è un progetto già ad uno stato avanzato di scrittura, si parla di nulla. Su questo, ad esempio, anche oggi ci siamo incontrati con il Presidente della Commissione Ambiente per discutere di progetti per la prossima Commissione Ambiente, quindi laddove i progetti hanno una priorità e una sedentarietà che consente una discussione serena in Commissione, questi sono assolutamente all'ordine del giorno. Venendo alla domanda del consigliere Mattarelli, questa convenzione non vuole essere una convenzione vuota, una convenzione che vuole andare a creare carta o che vuole andare a fare delle analisi fine a se stesse, ma ci poniamo come obiettivo quello di andare a creare infrastrutture e strumenti prima di tutto. Per quanto riguarda le infrastrutture che sono finanziate da bando sono quelle ciclodonabili, strategie di modifica del piano urbanistico volte a decongestionare il traffico. Quindi in questo bando specifico non andremo, perché non è questo tipo di bando, a finanziare ad esempio le flotte di biciclette elettriche, che è un tema che mi piace molto, perché ad esempio in città molto più evolute della nostra con la bicicletta elettrica si riesce a fare tanto, ma su questo ad esempio ci sono altri bandi che stiamo valutando e abbiamo già avuto anche degli incontri con delle aziende che hanno degli interessanti progetti su questo tema. Questo bando ad esempio potrebbe finanziare le famose colonnine
per la ricarica delle auto elettriche, ma lì bisognerebbe fare anche un discorso più ampio, perché poi l'incidente di auto elettriche nel parco auto del centese, a mio avviso, è abbastanza ridotto, quindi su quello poi personalmente credo che sarebbe bello fare un discorso in una sede di rinnovo delle convenzioni per la gestione dei parchi. Quindi, per essere un po' sintetici e pragmatici, ciclabili, app e strumenti per il car sharing, il car pooling, il telelavoro può essere questo un tavolo, più che pensare alla convenzione del progetto come integrazione del telelavoro nel progetto, perché non è quello di cui si deve andare a discutere, però questo tavolo può essere un tavolo di discussione che possa portare anche a interloquire con i soggetti del territorio per favorire quel tipo di iniziativa e anche gli orari di lavoro delle realtà, cercare di fare delle iniziative con i autobus per cercare di fare della mobilità on demand per chi esce da lavoro a una determinata ora in distretti simili. Quindi vogliamo comunque che questa convenzione, che è finalizzata alla partecipazione di un bando, sia poi anche la creazione di un tavolo di discussione tra i comuni per andare a fare anche delle iniziative di più ampio respiro. Mutuando il pensiero di Malucelli, se c'è il rischio che queste convenzioni siano vuote, noi qua corriamo questo rischio, perché poi se vengono riempite ne troviamo tutti. Quindi cerchiamo di fare delle iniziative anche di carattere ICD, app su telefono, strumenti web per andare a migliorare la fruizione di servizi, per esempio i navette, per esempio l'attuale situazione degli autobus, andare a migliorare l'infrastruttura ciclopedonale del territorio, andiamo a capire anche quali sono i punti nevralgici di emissione di CO2 e di inquinamento al momento attuale, per cercare di sviluppare poi in bandi successivi, in iniziative successive, delle misure di mitigazione di questi problemi. Grazie, Presidente. Ma ci sono diventato in un rapido calcolo, dati provenienti da Wikipedia, finale Emilia 15.687, Bondeno 14.623, parlo del numero di tagli. Sant'Agata 7.823, 135.837, San Giovanni 28.016, totale 101.446. Ci siamo dentro di 1.446 abitanti, se i dati di Wikipedia sono corretti, quindi mi auguro che abbiate fatto una verifica del numero degli abitanti, perché il tetto minimo che si dà al bando sono 100.000, quindi facciamo vedere perché i dati si va ovviamente con i dati, si mette in auguro che quei dati siano corretti, quindi quello di partito di Pirabello, che comunque non era contiguo ma tracciato, che si sarebbe andato a effettuare, ha senso che quella non ci sia stando la necessariamente quanto lo stia, perché il nuovo commissario non prenderà provvedimenti in questo senso di partecipare ai bandi. Che dire sulla convenzione, su quanto convenzionerà, ci siamo d'accordo. Ovviamente lo anticipavo anche con il gruppo Rodi prima, e lo abbiamo detto nel gruppo, la complessità è ovviamente che affronti un progetto di cui l'unica capofila è San Giovanni per soggetto, che deve essere presentato per partecipare al bando il 9 di gennaio, un minimo di idee di che cosa si andrà a fare, di che cosa chiediamo che venga finanziato, potrebbe pure dare, insomma. È ovvio che siamo arrivati, e mi perdonerò se mi ripeto, con il portiere. Però si parla di un 60% massimo di cofinanziamento, si parla di un'opportunità che il territorio ci chiede, si parla di ecologia, si parla di mobilità sostenibile, si parla di scelte di recupero del porco, quindi direi di bene assolutamente condivisibile, e quindi ben venga che ci si convenzioni, quindi facciamo una dita sul numero degli abitanti che siano perfettamente confrontato, e si spera che in tempi brevi, anche attraverso un'email o un
stabilivo un incontro temporaneo, facciamo tanti una commissione ad un nome, ci possa comunque essere la condivisione del progetto che non ci farebbe scritto più vedere. Grazie. Grazie, capo Pellazzoni. Capo Pellazzoni, capo Pellazzoni. Sì, solo per dire che sì, perché vorrei che la migliore difesa d'attacco, però in questo caso davvero non ci stava. Sarebbe stato molto più apprezzabile dire: ragazzi, c'è sfuggito il bando, ce ne siamo accorti tardi, abbiamo perso del tempo, siamo in difficoltà, mi è piaciuta quella cosa che in computer hanno dei software diversi. Va bene, immagino che siete tutti a un Windows o Apple, non credo che abbiate sistemi diversi, ma buttiamo giù una scusa qualsiasi, ma non dica era talmente difficile che è già buono se ci è arrivato in fondo, perché immagino che se non saremo gli unici a partecipare a livello nazionale, e quindi credo che sia una cosa che si può fare. Diciamo che noi stiamo arrivando a fare una cosa giusta, con più fatica di quanto è normale, e prima di dire che abbiamo risolto, dico alla consigliera di maggioranza che ha parlato, i problemi della mobilità dolce, aspettiamo magari di avere un progetto con cui partecipare al bando, magari di vincerlo, poi trovare il 40% delle risorse comunali per riuscire a realizzare la cosa, superare il periodo del patto di stabilità, realizzare le opere, ecco, allora avremo dato una risposta. Quindi lo dico per un invito alla prudenza, perché non diamo illusione alla nostra cittadinanza che da domani siamo la città che ha risolto i problemi di mobilità, perché forse il 9 troveremo un progetto da candidare. Dopodiché, come Partito Democratico, facciamo davvero in bocca al lupo a questo progetto, sperando che intanto veda la luce e che poi abbia anche una buona sorte. Grazie, capo Colodi. Altri interventi? Tirani, prego. Volevo solo fare una precisazione, perché oggi credo che qui in Consiglio Comunale noi andiamo a deliberare la protezione della convenzione che servirà poi per realizzare il bando, quindi oggi proviamo la convenzione, non andiamo ad approvare un progetto, quindi credo che stiamo facendo un dibattito su un progetto che comunque dovrà essere realizzato, ma se senza questa convenzione poi non possiamo fare nessun progetto, quindi credo che stiamo facendo un dibattito che ha quasi l'assurdo. Grazie Tirani. Le risposte che mi ha dato lei, signor Vice Sindaco, mi convincono ancora di più che stiamo affrontando un altro problema serio, grave, tangibile, reale, tutti i giorni, sulle teste e sulle polmone dei cittadini, con un monte di carte, quindi il mio nome sarà negativo. Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Vi ricordo che prendo atto della modifica veramente formale dell'esclusione del ritiro della candidatura di Mirabelli, che si è fatta. Abbiamo convenuto che trattandosi di una modifica meramente formale in un cambio l'articolo 67,3, togliamo la dicitura Mirabelli, ma di fatto non va a modificare la sostanza della bozza di convenzione che si va ad approvare, di conseguenza. Così noi non la votiamo, non è. Cioè, così vi dico la volta, non è una modifica formale, stralciare un comune tra la convenzione a 7 e tra la convenzione a 6 non è una modifica formale. La modifica formale è, c'è un refuso 3,9,25, allora questa è la modifica formale, questa è la modifica politica, cioè c'è un consiglio comunale con il Mirabelli che non ha deliberato questa convenzione e quindi addirittura il comune di San Giovanni torna in consiglio, ci dice il vice sindaco ieri per più, per riapprovare la convenzione per stralciare Mirabelli. Adesso io non è che voglio fare il professorino, però formale vuol dire formale, questo è sostanziale, non è che il comune di Ravello è piccolo, insomma, mi sembra anche rispettoso nei loro confronti. Vi date un minuto, ci consultiamo col segretario.
gennaio. Allora, io provo a interpretare questa situazione. A me sembra che l'uscita di Mirabello, come è emerso anche dalla discussione, che è un comune non contiguo, tra l'altro il testo della convenzione prevede che gli interventi siano realizzati nei singoli comuni, da tutti i singoli comuni. Il fatto dell'uscita di Mirabello non comporta una modifica sostanziale al senso della convenzione. Anche perché, ripeto, non è una convenzione che prevede obblighi reciproci, prevederà obblighi reciproci nel momento in cui ci sarà un progetto e ci sarà un progetto che viene approvato. Cioè il senso del rinvio e dell'emendamento è se ci sono delle modifiche che cambiano dopo, se probabilmente l'uscita del comune di Mirabello avesse comportato che si scendeva sotto i 100.000 o avesse fosse il comune di Mirabello il comune capofila, ci sarebbe una modificazione sostanziale. Stiamo parlando, ripeto, di una delibera che consente esclusivamente la presentazione di un progetto e prevede le modalità con cui questo sarà realizzato. Il fatto di richiedere sull'uscita di Mirabello un nuovo parere di legittimità e di regolarità contabile non cambia il senso della deliberazione. Sulla base del parere anche del segretario, io proporrei Petazzoni, prego, alla dichiarazione. Credo che è tutto, però le parole hanno un senso. Se ci convenzioniamo che scritto qui lo votiamo con il comune di Mirabello, significa che il comune di Mirabello ci deve essere. Quindi se accettate un suggerimento questa volta, io suggerirei un piccolo emendamentino dove scriviamo, si stralci dal testo la parola Mirabello. Sarebbe sufficiente, non serve un parere di regolarità contabile, perché si tratta di stipulare una convenzione, non stiamo parlando di soldi in questo momento, ma sarà poi una fase successiva. Però personalmente ripetico il mio voto, se rimane in questo testo la parola Mirabello, c'è anche un titolo, c'è, perdonerete, ma non lo voto sapendo poi che Mirabello non c'è. Yes, sir.
consigliere, non un assessore. Mi manca uno, siamo ai dati al centro del sociale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
questa legge praticamente mette al centro quelli che sono gli aspetti sociali e chiama quattro interi d'accesso, quindi l'accesso a vari servizi avviene attraverso gli sportelli e questi servizi sono appunto i servizi che vanno i servizi sociali in generale, i servizi destinati ai cittadini stranieri, diversi sportelli tematici, la medicina sociale, i servizi connessi con lo sviluppo per l'integrazione sociosanitaria e i progetti e attività per favorire le pari opportunità. Vi do un po' di numeri per farvi capire qual è l'attività che svolge lo sportello sociale. Vi do un po' di numeri, piatto di numeri due. Numeri dell'accesso, no? Due cose veloci. Allora, nel primo semestre 2016 si sono arrivate allo sportello 368 persone. 136 cittadini stranieri, 8 dell'Unione Europea e 124 italiani. E invece per quel che riguarda la mediazione sociale del Comune di Cento sono 42 gli accessi, 19 legati alle politiche, alle problematiche familiari, 14 ai conflitti di vicinato e 9 per problematiche abitative. Importante anche quello che è il progetto fragilità che riguarda sia gli anziani che le persone fragili e la spesa relativa al bilancio 2019 è pari a 218.500 euro di cui 156.500 cofinanziati dall'azienda ASL di Ferrara. Grazie assessore. Dichiaro aperto il dibattito, se ci sono degli interventi. Non ci sono interventi. Dichiarazione di voto. Andiamo avanti con la votazione. Anche qui c'è una correzione veramente formale, seconda pagina. Circa metà, dove dice con determinazione numero 1587 del 21 dicembre 2017 e 21 dicembre 2016, lo dico per correttezza. Procediamo, si poteva intuire. Procediamo con la votazione, chi è favorevole? Vota a favore il gruppo 105 e il Comune, il gruppo misto, noi che, Lega Nord, Onda Centese, il gruppo PD. Chi è contrario? Chi si astiene? Libertà per Cento, il Consiglio approva. Mettiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Mattarelli, anche lui, all'unanimità. Punto successivo, convenzione. Convenzione di concessione tra Comune di Cento e CMV Servizi SRL per la gestione dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali. Vice Sindaco, a lei la parola. Allora, con questa delibera noi andiamo a proporre una proroga tecnica delle convenzioni in essere tra Comune di Cento e CMV Servizi per una serie di servizi strumentali e pubblici locali, che sono cimiteriali, manutenzione votiva, manutenzione pubblica, manutenzione verde pubblico, manutenzione strada, sinergia orizzontale, sgombero neve, deidratazione, deartizzazione e disinfestazione. Il 28 di dicembre dello scorso anno questo Consiglio ha approvato una proroga di un anno della convenzione che scadeva di 10 giorni con CMV Servizi nelle modi dell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi strumentali mediante gara pubblica perché quello era il quadro vigente. Tale delibera poi prevedeva che alla scadenza attuale della stessa
i servizi di illuminazione votiva e cimiteriale venisse poi affidati in maniera diretta in modo dalla società Cenerus Servizi. Al momento attuale il quadro della, il quadro normativo è mutato rispetto a quanto ci trovavamo ad affrontare il 28 di dicembre dello scorso anno nel Consiglio di 365 giorni fa. Poiché è entrato in vigore il decreto Madia, che è entrato in vigore il 23 settembre scorso, che riguarda tutte quelle che sono le società partecipate. A intrecciarsi all'interno di questa modificazione dell'assetto normativo del cambio in vigore della legge Madia, vi è poi il quadro che abbiamo assistito nello scorso Consiglio Comunale e ancora meglio nella Commissione Ambiente dell'inizio di dicembre, quando c'è stata denunciata tutto quello che sta accadendo a CMV, quindi la fissione parziale di CMV, CMV Record, CMV Energia Impianto, CMV Servizi e il processo poi in atto di valutazione delle fusioni di CMV Raccolta, CMV Energia e CMV Serviti. Noi abbiamo quindi in questi mesi, una volta che il decreto Madia è entrato in vigore e il decreto Madia stesso, che poi come sapete è stato anche oggetto di diversi dibattiti anche relativamente a pronunciamenti della Consulta in merito alla legittimità di alcuni punti che non sono però quelli trattati dal riordino e dalla ricognizione partecipate, che toccano principalmente la deliberazione che andiamo a proporre, viene fissata il termine ultimo di 6 mesi per quella che è la cosiddetta ricognizione delle partecipate, quindi di qui al 23 di marzo del 2017 ogni ente locale è chiamato ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipate, andando quindi a rivedere tutte quelle che sono le relazioni in atto con le società partecipate e andando ad adottare un piano di razionalizzazione delle stesse da trasmettersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti regionali. All'interno di questo quadro normativo e quadro anche funzionale puramente locale, quello che proponiamo è una proroga tecnica di 12 mesi che abbiamo già discusso, abbiamo affrontato con CMV Servizi. Proponiamo quindi che il Consiglio approvi questa proroga delle convenzioni attuali e, come ho detto in interruppo, l'impegno dell'amministrazione concordato in una riunione del 23 di dicembre scorso con tutti i vertici di CMV è quello di andare a revisionare le convenzioni, andare a fare le valutazioni in merito ai servizi strumentali che quindi possono essere affidati direttamente alla società in house e ai servizi che potrebbero o meno essere messi a gara per alcuni di quelli che sono i servizi pubblici locali, in modo da andare a determinare quelli che sono poi le entità eventuali delle convenzioni da andare a rinegoziare con la nostra controllata. Quindi quello che vi proponiamo è quindi questa proroga tecnica di 12 mesi finalizzata poi a una rinegoziazione entro i termini della ricognizione delle partecipate, del piano di razionalizzazione delle partecipate, anche in virtù di una discussione con i nostri uffici e i tecnici di CMV in merito a quelli che sono i costi e l'entità delle convenzioni in atto, che sono convenzioni consolidate che già da anni, già da
diversi anni sono in essere e che quindi necessitano di un'attenzione particolare. Grazie. Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperto il dibattito. Consigliere Conte, lei la parola. Ho sapete bene, un anno fa l'amministrazione Lodi chiede una proroga tecnica chiedendo un anno di tempo per vedere, per entrare in merito delle varie convenzioni che ha con CMU Servizi per andare a vedere quali sono i costi e dove come può fare. E quindi ci prende un anno di tempo per rivedere un po' tutto. Passano i mesi, passano 4 mesi e chiaramente non si arriva alla definizione, cambia la giunta e anche in questo periodo, in questi 6 mesi che voi siete insediati, ci doveva essere il tempo per andare un po' a vedere questa ottimizzazione dei servizi che non c'è stato. E quindi si è arrivati un po' lunghi e quindi si chiede un altro anno, si fa come si chiede un altro anno per andare a vedere dei servizi che sappiamo che sono certe anche politiche che si vanno a fare, perché sappiamo che si è messo in servizi appalta la maggior parte dei servizi a società terze, quindi è chiaro che nel momento in cui uno dovesse andare a bando, se uno va direttamente dalla società dove si fornisce CMV in questo momento, è chiaro che ne ha un risparmio. Quindi è una logica non solo di risparmio, ma io spero che questa amministrazione tenga anche conto del salvaguardare quello che può essere una municipalizzata che dà lavoro, dà professionalità e che negli anni non faccia solamente un mero discorso di costi, ma di salvaguardare quelle che sono le competenze maturate in tutti questi anni. La Madia, boh, non so, per me l'abbiamo citata non totalmente a proposito, non è molto centrata con questa proroga tecnica, cioè la Madia ci dice di andare a verificare entro 8 mesi, però era quello che l'amministrazione Lodi aveva detto un anno fa senza il discorso della Madia, quindi è una verifica da fatta comunque, Madia o non Madia. Forse si cita la Madia perché ci sono altre cose che forse non ci vengono totalmente dette in questa sede, di altri discorsi che vengono portati avanti, ma forse ce ne parlerete un po' più avanti. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lodi, prego. Sì, all'integrazione di quanto già diceva il capogruppo Contri, in realtà sì, come ho già avuto modo di dire, insomma non voglio essere ripetitivo, però siamo arrivati lunghi. Smetto di dire siamo arrivati, comincio a dire siete arrivati, perché l'amministrazione precedente non era arrivata lunga, nel senso che la proroga tecnica è stata deliberata come oggi 365 giorni fa, dopodiché si è insediato un gruppo di lavoro tra amministrazione comunale e tecnici CMV per fare quel tipo di attività. CMV ha dato un incarico a un consulente per accompagnarci in questo percorso e quindi esistono tutti gli elementi pronti e disponibili per prendere una decisione. Perché non si è presa la decisione? Così do un'interpretazione autentica, semplicemente perché questo passaggio di revisione delle convenzioni sui servizi strumentali si interagiva, ma è evidente, con il percorso di riassetto della galassia delle nostre multiutility, no? L'operazione Clara e l'operazione energia e impianti, CMU energia e impianti. Non c'è più nessun motivo per non prendere quelle decisioni, nel senso che su Clara abbiamo già deliberato, su CMV Energia e Impianti esiste un piano industriale consolidato, la Madia ha ragione Contri, non c'entra nulla, inspiegabilmente questa volta è proprio innocente del tutto, semplicemente diciamo che si è arrivati ingiustificatamente lunghi. Allora così comincio a lasciare intuire anche quello che sarà il voto del Partito Democratico. Io posso arrivare a capire, magari non a giustificare, ma a capire che su un bando che non si sa quando viene pubblicato non siamo particolarmente pronti, ma sugli atti del nostro comune dobbiamo essere pronti e quindi non c'è proprio una sola ragione per questa proroga tecnica. Se fossimo all'oratorio e stessimo giocando a calcio diremmo intanto butta la palla di là, poi ci penseremo. Questo sì, è giocare alla viva il parroco, cito il capogruppo Contri ancora una volta, cioè buttiamo la palla in là, qualcuno la prenderà e poi vediamo. Bisogna che cominciamo
correggo ancora, bisogna che cominciate a far capire a questo Consiglio Comunale qual è l'orientamento di questa amministrazione, qual è il vostro disegno strategico, quali sono le vostre visioni. Allora, anche in questo caso, avrei capito se il Vice Sindaco oggi ci avesse detto, posto che non siamo riusciti a svolgere quel dibattito ampio per poter far comprendere appieno qual è la strategia, vi proponiamo una proroga tecnica brevissima per dare modo di poter illustrare a voi, alla città, ai dipendenti, tutto qual è la nostra visione. Però sarebbe già ora che cominciate a accennarci a questa visione. La sensazione è che la visione non ci sia, non è una sensazione, sta diventando in me una certezza, e quindi comincio a essere preoccupato, perché se c'è una visione su quella si può confrontare, ma se chi amministra non sa che cosa sta facendo è un po' un problema. Poi dovrei dire, prorogare una convenzione che la mia amministrazione ha sottoscritto, ma sempre bene, perché l'ho già sottoscritta due volte, quindi è ovvio che la condivido, però in questo caso credo che cominci a essere necessario, da parte di chi siede ai banchi della minoranza, dare il segnale che bisogna cominciare a caricare e puntare la sveglia e ogni tanto arrivare in orario sulle cose, perché così si rischia davvero di subire i processi e di non governarli, e su un campo così delicato come quello delle multiutili di subire i processi vuol dire mettere a rischio i posti di lavoro, mettere a rischio il patrimonio della nostra comunità rappresentato dall'azienda, da un'azienda che per noi è importante, vuol dire mettere a rischio la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Insomma, bisogna che davvero troviate un meccanismo per affrontare i temi quando sono all'ordine del giorno e non quando il tempo è scaduto. Anch'io sono andato a pagare la situazione della macchina oggi e scadeva ieri, però non me ne sono particolarmente vantato, ecco, e mi sono ripromesso di non farlo mai più. Vorrei fare vostra, condividere con voi questa mia triste esperienza, perché anche voi ne facciate tesoro. Preannuncio, così sgombriamo subito i dubbi, che su questo proroga di convenzione di CMQ Servizi darò un voto fermamente contrario. E lo motivo. Nella delibera che viene presentata, avete letto tutti la parabola di CMQ Servizi, che è stata deliberata il 29 marzo 1999 con la delibera numero 30 dell'allora governo maldestramente civico, e non voglio imputare a voi la civicità come quello di allora, ma era un governo civico come quello che voi oggi rappresentate. Il civismo, la politica, il governo FAD, era il primo governo FAD, 29 marzo 1999. E in questi 18 anni di parabola la CMQ Servizi si è estinta in un'automacerazione derivante allora come processo derivante da una legge quando fu costituita con una visione, a mio avviso, di breve termine. Oggi si è scissa in tre società per un altrettanto obbligo di legge, finendo in Clara, accumulando in questi 18 anni di vita un bel 25 milioni di euro di debiti, e nel frattempo oggi ci proponiamo una revisione di una convenzione, una proroga di un ulteriore anno nelle more in attesa di verificare di visto che. E per fortuna, che il sindaco, oggi peraltro assente, ha avuto la vedutezza, credo consigliata, spero, e se l'ha avuto lui onore alla sua visione, di dare, di far assumere da Clara il leasing immobiliare che è sulle spalle di CMV Servizi, quella sede sontuosa che voi vedete è il leasing immobiliare, costruita sul terreno di quello che era l'ex amministratore unico della CMV. Quindi qui parliamo di robe che a Carlo Pezzacchio, Cagliati, Marina manco avrebbero immaginato. Ma chiudiamo questa parentesi
Oggi andiamo lunghi, mi dispiace dare atto alla constatazione del consigliere Lodi, del capogruppo Lodi, arriviamo lunghi ancora una volta, con una società che ci ha presentato un faraginoso piano industriale che mi auguro possa essere attuato dalla società Clara. Ho fiducia solo in qualche cosa che è rimasto, lo dico chiaramente. Credo e spero e mi auguro, come è successo fino ad oggi, che il ramo energia di CMV ha fornito sostegno e sostenibilità ai bilanci di CMV Servizi, perché tutti lo sappiamo, ha staccato 2 milioni di dividendo extra anche prima della sessione, 2 milioni di dividendo extra, 2 milioni di euro, non 2 milioni di vecchie. E CMV Energia, mi auguro e spero che rimanga sotto le nostre competenze, che se con un po' di visione lungimirante, e non dico manageriale perché i manager hanno rovinato l'Italia, ma almeno industriale di lungo respiro, possa contribuire a fare reddito per la società e quindi per la città che la controllerà, mi auguro ancora in maggioranza, almeno dal progetto sembra che CMV Energia rimanga al 52% del comune di Cento, e possa contribuire con questo reddito a calare un po' le tasse di questa città. È il sogno utopico di ogni liberale come me. Spero e credo che in questo paese ormai non più liberale da decenni possa almeno rimanere accesa una fiammellina di speranza. Ed è per questo che mi dispiace dirlo. Devo dire che quello che ha detto Lodi lo condivido. Arriviamo lunghi ancora una volta. Ma voi ragazzi cosa volete fare? Signori, cosa volete fare in questa città? Che idea avete di amministrazione? A parte dire che siete civici e puri e liberi da vincoli. Ma qual è la vostra idea? Cosa volete fare? Ce lo dovete cominciare a fare vedere negli atti amministrativi, che fino adesso sono stati etichettati. Non so come dire. Un qualche cosa quasi di dovuto, un po' sulle tracce del ex governo precedente, un po' con qualche cosa che non si poteva evitare, un po' con qualche cosa di piovuto dal cielo. Vorrei che la vostra visione cominciasse a vedersi. Ho apprezzato fino adesso una cosa. Il sindaco ha avuto il coraggio di dire che l'area Luigi Tenco rimarrà verde. Allora metteteci degli alberi di 30 metri, costano come quelli di 5 metri, e fate un parco in 6 mesi, non in 8 anni. Ormai è 8 mesi che governate. E questa convenzione è il modus operandi di una società che ha dato i risultati che ho dato poco fa. E qualcuno dice tu ce l'hai con TMV, ma io non ce l'ho con nessuno, io constato le cose. E quando 4 anni fa, ormai 5, dissi ma proponiamolo in vendita e salvaguardiamo quei posti di lavoro, e fui bocciato, deriso e un po' al collega che ogni tanto fa i sorrisini, le mie proposte sembrano sempre campate per aria. Ecco, se la vendevamo forse oggi avevamo qualche problema di convenzione in meno, tutelando i posti di lavoro, e Dio voglia e speriamo che il piano industriale tuteli quei 400 posti di lavoro che qui ci ha garantito essere salvaguardati. Io non ho mai visto un progetto industriale quinquennale realizzarsi, non l'ho mai visto all'atto pratico nella mia pur modesta carriera, ne ho valutate alcune centinaia di piccole e medie aziende, mai realizzati per intero, mai. Anche perché è impossibile prevedere tutto per 5 anni. Solo nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche c'erano i piani quinquennali, perché non c'era il mercato, erano i burocrati che stabilivano il datarsi. E mi dispiace oggi, voterò contro questa convenzione, che è quasi un atto dovuto, ma purtroppo dovuto perché siamo arrivati ancora una volta per, credo, insufficienze vostre tardi. La parola al vice sindaco, credo. Credo che nel dibattito vi siano stati diversi punti di attenzione. Punto principale
credo che debba essere un dato politico, e quindi quello che poneva il consigliere Conti, cioè CMV deve diventare un'azienda solida, deve diventare un'azienda ancora più innovativa, e stiamo lavorando, e ne abbiamo discusso anche duramente nella giornata di venerdì, quando abbiamo incontrato i vertici del CMV prima della giornata della trasparenza, per andare a definire diversi dettagli sulle attività in corso, sullo stato di avanzamento dei progetti. Quindi il valore che questa amministrazione dà all'azienda è importante, e la salvaguardia dei posti di lavoro di quell'azienda è fondamentale. Quindi, come è già stato detto dal sindaco, nel momento della discussione consigliare per la fusione in Tara, il piano industriale e la volontà dell'amministrazione sono quelle di fare tutto quello che è necessario per andare in quella direzione. E quello è un dato incontrovertibile, è un dato di volontà certa. Dopodiché mi viene da dire che ci sono una serie di questioni che sono state trattate in maniera semplicistica e in maniera affrettata nel dibattito. Perché dire che la proroga tecnica che andiamo a deliberare oggi è buttare la palla in avanti rispetto a quello che è stato fatto lo scorso anno, significa non considerare quello che sono stati cambiamenti ampissimi che il quadro giurisprudenziale del nostro paese ha visto in quest'anno. Ricordo, come ho avuto magari frettolosamente modo di dire nell'enunciazione della delibera, ma magari senza la incisività necessaria, che mentre la delibera del 28-12 dello scorso anno era una proroga di 12 mesi nelle more dell'espletamento di una gara pubblica per affidamento di servizi, questa è la proroga tecnica, perché quelle more per l'espletamento della gara pubblica non esistono più perché è cambiato il quadro legislativo. Quindi andare a dire che che questa è un rinnovare una delibera con una, andare a prendere una delibera fatta nel 28-12 dello scorso anno e rifare nel 28-12 di quest'anno, non è vero, perché è cambiato nel frattempo il quadro. Un quadro che è stato estremamente dinamico. Vi ricordo che il decreto Madia per le partecipate, che va a modificare la possibilità di affidare in auto mediante gare servizi strumentali, servizi di utilità pubblica locale, è entrato in vigore il 23 settembre. La Consulta si è pronunciata su questo decreto il 28 di novembre scorso. Ma non su quel punto, sulla via in senso lato. Quindi quello che mi preme dire è che comunque tutti quelli che sono gli indirizzi e le discussioni che sono avvenute in questo periodo, vigeva un senso di incertezza relativo a cosa poteva essere di quel provvedimento in virtù di una mancata discussione che ha anche in alcune sedi tecniche e con anche autorevoli pareri che sono disponibili sicuramente li può trovare chiunque anche online, ci sono diversi dibattiti in merito a eventuali modifiche dell'assetto di quella normativa a seguito anche del conoscimento consulta. Comunque il quadro da settembre a novembre è stato quello, e è stato un quadro di anche modifiche di quello che è l'assetto industriale, perché come vi dicevo il mutamento del quadro industriale del CMV è evidente, e ci sono state una serie di discussioni politiche che hanno necessitato di andare a valutare con estrema attenzione tutte le convenzioni in essere, per evitare di andare a fare delle convenzioni che poi potessero essere
scivolose perché affrettate o perché smaniosi di essere particolarmente rapidi. Peraltro, nella convenzione del 28 di dicembre dello scorso anno, l'allegato tecnico che era la relazione di TIM in merito alle convenzioni andava a determinare tutta una serie di punti di attenzione anche relativamente all'economicità stessa delle convenzioni in essere e all'impatto di bilancio che queste convenzioni avevano sull'azienda Centro Servizi. Quindi anche andare a costruire il percorso relativo a il rinnovo, l'espletamento delle procedure necessarie per queste rinnovate convenzioni ha necessitato tutta una serie di chiarimenti e valutazioni che andavano a recepire il quadro normativo mutato rispetto al 28-12 dello scorso anno e andavano anche a inserire questo quadro di criticità dal punto di vista anche puramente di bilancio all'interno di un più ampio piano di riassetto di CMU nella sua interezza. Quindi il mio intervento mira ad andare a sottolineare come mentre sulle discussioni che abbiamo avuto anche in conferenza di capigruppo con il consigliere Mattarelli sulla posizione del vendere o non vendere CMV, quelle sono questioni di alto carattere, sulla questione puramente tecnica della proroga in attesa del piano di razionalizzazione delle partecipate, sarei un po' meno leggero nell'entrare a conclusioni affrettate e a mio avviso un'analisi più ampia, più articolata come quella che è in corso non può che fare bene. Procediamo con le repliche, se ci sono degli interventi. Lo dico con simpatia, ma sono terrorizzato dopo l'intervento del vice sindaco. Terrorizzato. Provo a spiegare perché. Viviamo in Italia. Se per prendere una decisione lei aspetta di avere 5 anni senza modifica al quadro normativo, in questi 5 anni, 4 anni e 4 mesi di governo che vi resta, non ne prenderete nemmeno una. Un rettilineo da settembre a dicembre senza modifica al quadro normativo nelle multiutility in Italia, che io ricordi, non c'è mai stato. E non faccio lo spiritoso, conosco bene quella materia perché in un quadro che sì, cambiava davvero dalla sera alla mattina, si è costruito il progetto di scissione, fusione e incorporazione. Lei prima ha detto che in allegato alla delibera di un anno fa c'era la prima relazione di utility, poi implementata con una serie di lavori fatti da un gruppo che vedeva la partecipazione anche dei dirigenti del Comune di Cento, ma quella relazione là già dava un'ossatura di quadro di riferimento molto interessante per cominciare a prendere gli orientamenti. Allora il problema non è che voi oggi non siate in grado, perché cominciamo a dire le cose con le parole italiane, una bellissima lingua, consente di esprimere i concetti con molta precisione. Il fatto che voi oggi non siate in grado di prendere una delibera che non sia una delibera attendista, cioè che butta la palla in là e prende tempo, non sarebbe grave se voi oggi, se lei nel suo lungo intervento, che lo dico con affetto, ma non ha detto nulla, ci avesse detto che cosa avete in mente. Provo a spiegarmi. Io voglio andare a Genova in bicicletta, ma non ho ancora trovato tutte le piste ciclabili, ci sto lavorando, quindi non riesco a partire oggi. Datemi il tempo che sto mettendo insieme una cartografia di piste ciclabili, va bene. Ma vi dico oggi che appena avrò completato la cartografia andrò a Genova e ci andrò in bicicletta. Questa amministrazione non ci sta dicendo né cosa vuole fare né come lo vuole fare e ci dice perché non ho trovato, mancava un pezzo di carta, poi dopo la maniglia, poi che non c'entra nulla,
non c'entra nulla, anche perché amministrare vuol dire ragionare per simulazione, cioè se la Madia, la Corte boccerà completamente il decreto Madia, a quel punto non ci sarà più, ma fino a quel giorno devo ragionare come se ci fosse. Se io aspetto di sapere come finisce il mondo, poi può essere che saremo tutti estinti. Quindi è un problema grosso. Poi siamo fortunati, nel senso che andiamo a sbattere su un problema grosso, su una materia nella quale c'è rimedio. Ma se questo è l'approccio ai problemi per i quali una decisione attendista come questa comporta che poi non ci sia più margine per recuperare, allora c'è da essere molto preoccupati, e non lo dico perché siete banchi dell'opposizione, anzi, se non fosse che sarei frainteso, direi che vivo con particolare malessere il fatto di essere banchi dell'opposizione, perché avrei voglia di dare una mano, perché mi sembra di capire che stiate facendo molta fatica a venire fuori da una situazione che, le assicuro, non è così complicata come lei la rappresenta. E quindi è un bel problema. È un bel problema per questa amministrazione, è un bel problema per questa maggioranza, è un discreto problema per questa città, è un problema enorme per CMU. Bisogna che dedichiate a questa roba non mezz'ora prima della conferenza sulla trasparenza, ma prendetevi qualche giorno, cercate di capire di cosa stiamo parlando o di cosa state parlando, e poi magari venitecelo anche a dire, perché credo che non solo siamo curiosi e interessati, ma abbiamo anche il diritto di sapere che cosa state facendo di un patrimonio della nostra città. Siano effettivamente preparati, l'ha citata tante volte in modo che così ci siamo un po' persi, ma mi sa più da supercazzola che da veramente cosa tecnica. Altre dichiarazioni? Pensavo che il consigliere Conte con quel termine volesse citare amici miei e quant'altro. No, ho già sentito e voto favorevolmente l'ordine del giorno, anche perché una sentese vuole, una sentese lista civica vuole essere solidale con i colleghi civici. Quindi diamo possibilità, diamo apertura, un po' come quell'insegnante, quel professore che dà un 6 di fiducia. La ragazza che comunque deve studiare, impegnarsi, deve partecipare di più, però il 6 come stimolo, quindi dichiarazione un sì, e come posso dire, anche fiducia nel fatto che con il tempo quell'amministrazione è così a segnare positivo. Grazie consigliere Maricelli, altre dichiarazioni? Che d'accordo? Grazie Presidente. Per quanto riguarda la Lega, contrario al collega Conte, ci asterremo. Ci asterremo perché sembra questa la classica scusate non petita, scusate manifesta, quindi sono parlato bene, un professore che mi conforta della sua presenza, perché andare a citare la Madia per nascondere le proprie colpe, e la colpa non è una colpa fondamentalmente gravissima. Siamo arrivati lunghi, sarebbe stato meglio dal punto di vista intellettuale dire ragazzi, siamo arrivati all'ultimo momento, ma ci siamo arrivati, probabilmente avremmo anche votato a favore con questa ratio, ma farci credere che siamo arrivati adesso perché si doveva arrivare adesso, quando si poteva fare prima, visto che la scadenza era sul tavolo, cioè,
non gli è caduta, come dire, dietro una schiena così all'improvviso, era un'esperienza che c'era. Quindi, come dire, dal profilo del metodo, l'astensione è più che mai meritata. Poi stiamo parlando di cose estremamente concrete, perché parliamo di una convenzione che regola cimiteri, illuminazione votiva, illuminazione pubblica, manutenzione dell'arte pubblico. Faccio presente che qualche consiglio fa, ho fatto proprio un ordine del giorno riguardo a questo argomento, che probabilmente, vista la velocità, andrà alle calende greche anche quello. Manutenzione strade segnaletica, molto importante. Spazzamento neve, spargimento sale, mi sembra estremamente attuale. E non vado oltre, ci sono altri argomenti. Quindi sì, mi viene da dire, per fortuna, che abbiamo alle spalle un cuscino impostato dalle precedenti amministrazioni che ci permette comunque di cadere sul morbido. Però quello che credo sia emerso al dibattito, adesso vi faccio anche la paternale questa sera, fate conto che sia il discorso di fine anno, che hanno ragione i colleghi a dire che serve un po' di programmazione, perché sembra proprio l'idea che state dando è che si brancoli un po' nel buio. Quindi programmazione, obiettivi, prendiamo, dicevo Venerò di prima, la bicicletta, individuiamo le strade e percorriamole, anche per dare a noi stessi l'aiuto ad aiutarli, perché penso che tra questi banchi non ci sia nessuno che voglia distruggere quella che è la maggioranza eletta dal popolo. Noi rispettiamo quello che è stato il voto, cerchiamo di dare una mano, perché il nostro obiettivo è quello di voler bene a questa città, però, ripeto, dateci una mano ad aiutarli. Provate, Fiorenzo per il 2017. Altre dichiarazioni? Tiralori? Sì, riprendo proprio da dove era chiuso il collega che ha appena terminato la dichiarazione di voto. Cioè, dateci una mano ad aiutarci tutti, non ad aiutarvi, perché l'interesse di chiunque sia da qua è quello di provare a dare un contributo per il benessere, il progresso, la stabilità, la serenità della nostra città. Come gruppo consigliare Partito Democratico non possiamo votare questa delibera, non perché non condividiamo la convenzione che viene prorogata, è evidente, e non perché non teniamo fortemente a cuore l'azienda che domani ha bisogno di poter continuare a erogare i servizi, o la città che ha bisogno di poter continuare a beneficiare di quei servizi, ma perché crediamo che non sarebbe responsabile da parte nostra non dare un segnale a questa maggioranza e non dire 1, 2, 3, 4, 5 volte siamo venuti in soccorso, non richiesto per l'amor del cielo, però ci siamo assunti, perché ritenevamo giusto farlo, un pezzo di responsabilità. Abbiamo persino fatto finta di credere che il Natale, un po' malamaldamente, fosse sbucato fuori all'improvviso a dispetto del calendario. Questa volta non ce la facciamo davvero, cioè bisogna che tutti assieme oggi torniamo a casa consapevoli che poi peccato che abbiamo mancato il Natale, ma un'azienda troveremo il modo di regalarla comunque ai nostri amministratori. Bisogna che vi segnate le cose con un po' di preavviso in modo che arriviate avendo fatto i compiti, lo diceva il capogruppo Mattarelli, no, Lucelli qualche consiglio fa. Quindi il nostro sarà un voto di astensione. Altre dichiarazioni? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Vota a favore il gruppo Centro Civica e Idee in Comune, il gruppo Misto, nonché Eurocentese. Contrari? Libertà per Centro. Astenuti? Lega Nord, il gruppo PD. Il consiglio approva. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità all'unanimità. Io partirei da dove eravamo rimasti, cioè dal gruppo Partito Democratico, e le quattro interrogazioni che erano rimaste in coda non ce le avete, vediamo. Allora, le sette presentate nel question time, trasformate in interrogazioni, le prime tre sono già state fatte, a cui è stata data risposta. Procediamo con le altre quattro. Se
se volete ce l'abbiamo. No, penso trovare di qua. Se volete dare lettura una volta dopo. Sì, no. Proporrei anche per economicità, le richiamiamo, insomma, nel senso che tutte assieme, se il gruppo è d'accordo, non sto a fare il passa microfono. Allora, prima era 12 Morelli, spazio giovani, area giochi, sostanzialmente quando l'abbiamo fatta domandavamo a che punto era la donazione dei moduli, oggi l'abbiamo letto sui giornali, però resta la domanda. Posto che su quei moduli a 12 Morelli esisteva un progetto di qualificazione degli stessi per destinarli a spazio giovani e che su questo progetto era caduta una donazione di una fondazione romana, la domanda è se abbiamo perso il contributo avendo modificato il progetto o nel caso dove è tornato questo contributo, come pensa questa amministrazione di dare soluzione all'esigenza di uno spazio aggregativo per i giovani nel territorio, diciamo, mediano della frazione. Il progetto prevedeva all'epoca la sala prove a Casumaro, un centro a 12 Morelli e il centro giovanile al centro capoluogo dell'area di stazione, su cui poi torneremo con un altro punto. Un'altra cosa che mi è chiesto in questa interrogazione è perché non si prevede di fare l'area giochi nello spazio oggi lasciato libero dai moduli donati senza andare a snaturare l'attuale piazza del paese, visto che la collocazione ci pare assolutamente malicentrica rispetto alla vita. Sulla scuola primaria di Renato sostanzialmente abbiamo già visto all'avvocatorio tutte le risposte alla nostra domanda, nel senso che vi chiedevamo se è stato assegnato il carico di progettazione, vi chiedevamo se è stata assegnata l'opera di intervento. Adesso vi chiedo se non vi sembra che l'importo dell'opera e l'importo relativo quindi della progettazione, cioè se ritenete che questa prima risposta dia una qualche utilità all'intervento. So che stiamo parlando di un intervento complessivo dell'ordine dei 25-30.000 euro di lavori e basta. E sul pallavolo femminile ci risulta, perché siamo stati coinvolti in questo senso da parecchi genitori, che esiste un problema con una squadra storica di pallavolo femminile che è ancora senza uno spazio dove svolge la propria attività, posto che lo sport è un valore, lo sport femminile è un valore da sostenere con maggiore attenzione, proprio perché da sempre è un po' penalizzato perché ha numeri meno rilevanti e quindi fatica a trovare adeguata disponibilità di spazi e strutture. La domanda è qual è la risposta che avete dato, se avete data a questa problematica e magari perché sono stati necessari tanti mesi per trovare una soluzione. L'ultima interrogazione è sui centro giovanile di Piazza Benjamin Disraeli, insomma, dell'area ex stazione. L'opera era già, l'intervento è stato realizzato fino alla fase del grezzo, il manufatto è al grezzo ma completamente ristrutturato. Si prevedeva di dare completamento all'opera per dedicare il manufatto, cioè quindi la struttura e la adiacente piazza con la stessa area verde, a sede di un centro giovanile per il capoluogo. Abbiamo detto sulla stampa che l'intenzione dell'amministrazione non sarebbe più questa, che l'intenzione dell'amministrazione sarebbe di spostare lì la sede dell'Avis. La domanda è, posto che all'ultima volta che me ne sono occupato, cioè a Pasqua scorsa, la sede dell'Avis avrebbe dovuto essere trasferita all'interno di quello che diventerà presto l'ex pronto soccorso Santissima Annunziata, su questa posizione concordavano sia i vertici provinciali dell'associazione sia la direzione sanitaria. Ci sembrava un segnale molto forte quello di portare una situazione di volontari del sangue all'interno della struttura nosocomiale, come tra l'altro avviene in moltissimi centri delle nostre dimensioni un po' più grandi, posto che quegli spazi a occhio, ma direi con tanto margine da non decorrere i rischi, erano decisamente più grandi di questa soluzione che oggi viene ventilata, posto che non credo invece si possano mettere i giovani all'interno dell'ospedale, che potrebbe essere una coabitazione abbastanza complicata. La domanda è perché questo giro, diciamo, di sedie che rischia, secondo noi, di scontentare tutti, cioè di mettere l'Avis in un posto meno strategico, quindi con minore assistenza dal punto di vista sanitaria, e di lasciare i giovani ancora una volta
digiuni della opportunità di avere una soluzione che il nostro territorio aspetta da sempre. Allora, cerco di essere puntuale sulle varie interrogazioni. Allora, partiamo da Avis. Allora, con Avis abbiamo avuto una serie di incontri con il direttore del distretto Ovest e con i vertici di Avis comunale provinciale. È vero quanto dice il consigliere Lodi in merito a discussioni avute con l'ex direttore del distretto Manfredini e i vertici di Avis in merito alla collocazione all'interno del ex pronto soccorso. È una collocazione che però in discussione avuta successivamente con l'attuale direttore del distretto, con i vertici di Avis, non è vista così particolarmente di buon occhio, anche perché i vertici di Avis comunale provinciale dovrebbero fare un po' la trazione interprovinciale fra Ferrara e Bologna a livello centese. La discussione quindi avuta sul centro di via Benjamin Zarelli va nella direzione di miglioramento delle condizioni dell'associazione Avis, perché ha un miglior accesso, un minore proprietario, ma soprattutto perché può rispondere ai criteri di accreditamento che senza interventi significativi erano messi in dubbio sia dalla direzione di Avis sia dal direttore distrettuale. E quindi quella è la linea di indirizzo che ci ha portato a esplorare questa scelta. Per quanto riguarda il centro giovanile, tematiche che viene richiamata anche nella interrogazione riguardante i Cimorelli, è sicuramente interesse e programmare l'azione di questa amministrazione, andare a sviluppare un centro giovanile nel capoluogo, ma riteniamo utile fare una consultazione che possa anche andare a studiare aree diverse e che possa rispondere a questa esigenza di Avis senza che ciò vuol dire che il centro giovanile non si fa in quella zona, ma non si fa più. Quindi quello sicuramente è un tema di interesse che andrà affrontato in una situazione specifica che avverrà l'anno prossimo, ma che non partirà nei mesi del 2017. Nel piano più ampio non partirà nel 2017, e per quanto riguarda i Cimorelli si sta lavorando su un'idea di riqualificazione di quell'area che come immagino tutti voi sappiate, in seguito all'attivazione dei lanci abbiamo avuto un smontaggio e una collocazione dei moduli presso una scuola di Caldarola che è stata inaugurata nel dicembre scorso. Sul perché non si prevede di realizzare lì l'area verde, sempre stata oggi la quale piazza, è stata oggetto anche di una discussione con l'ordine del giorno anche del consigliere Conte di qualche consiglio fa. Quella è una discussione che abbiamo avuto, abbiamo già affrontato e penso che sia nelle more della valutazione dell'amministrazione in merito a cosa fare nell'ambito delle proprie programmazioni. Per quanto riguarda il contenuto della Fondazione Romana, l'assessore Ferrarini è in contatto con Camelot e con la Fondazione che aveva stanziato quella somma per non mandare perduta quella
cifra, ma nel 2017 andare a ricollocare la cifra all'interno di un progetto educativo e partecipativo di carattere diverso, che quindi non vada a insistere su quei moduli che non esistono più, ma che vada comunque a far giovare i temi della partecipazione e della formazione non, non formale nel percorso post-sisma con gli stessi obiettivi che erano poi oggetto di quella discussione della formazione. Tutti quelli che sono gli interventi relativi alla creazione di spazi giovanili, il centro giovanile della restrizione, il centro giovanile di Cimorelli, quello effettivamente è un oggetto, il parco dell'area Scaldone, per la creazione della sala prove, sono tutte idee che erano state progettate in alcuni casi, direi dal Presidente dell'Amministrazione in altri casi, che al momento attuale non avevano gli stanziamenti di bilancio e quindi abbiamo poi diciamo, in fase di valutazione per delle opere che è stata approvata dalla Giunta nella seduta della scorsa settimana, tutta una serie di idee e progettazioni che vanno nella direzione di quelle che sono le volontà di questa amministrazione. In merito a Renato, come ha giustamente detto il consigliere Lodi, esiste una lunga trattazione di atti già pubblicati dall'operatorio, in questi giorni già l'azienda segnataria dei lavori sta compiendo le operazioni concordate. Tale intervento va nella direzione di andare a rispondere alle esigenze discusse anche non più tardi di una ventina di giorni fa in questo consiglio di messa in sicurezza e di miglioramento sismico della scuola primaria di Renato, andando quindi a garantire una maggiore serenità ai genitori e alla popolazione. Quindi sì, riteniamo questi lavori importanti, riteniamo questi lavori migliorativi, riteniamo questi lavori un passo in avanti significativo verso quello che è la serenità di tutti. Per quanto riguarda l'ultimo tema, che è quello del problema della pallavolo femminile, il problema della pallavolo femminile è un problema che è assolutamente importante, penso che sia chiaro a tutti che vi sono dei problemi di disponibilità di spazi in questo comune, vi è un numero di società sportive attive e fortunatamente vi è un numero di ragazzine, ragazzini, giovani, non giovani, bambine e bambini che praticano sport in maniera crescente. Questo non può che fare piacere, è quindi messaggio molto positivo perché significa che le società del territorio lavorano bene, al contempo non vi è una crescita in maniera altrettanto esponenziale delle strutture. L'amministrazione sta facendo una serie di iniziative volte a garantire maggiori spazi alle società sportive, sono comunque, come sapete, tutta una serie di procedure anche relativamente all'accreditamento delle strutture sportive che deve avvenire in determinati tempi, quindi alcune strutture come ad esempio la palestra giovanile che è disponibile dal 14 novembre di quest'anno con un contratto accomodato fino al 2012, quindi ci sono stati problemi di accreditamento di quella struttura perché l'accreditamento deve avvenire nella primavera estate e nella primavera estate quella struttura non è ancora disponibile, quella struttura è disponibile però le società sportive che possono già farne uso e ne stanno già facendo uso in maniera significativa. Per quanto riguarda le cause e il perché comunque si è verificato questo calvario, che capisco essere particolarmente significativo, penso che come nel
d'estate, ci siamo trovati ad affrontare due situazioni abbastanza significative di due sospese relativi a un paio di case di società del territorio, una era questa, si è discusso con le società relative di rientro, peraltro la società non aveva fatto richiesta delle lavoro, insomma, abbiamo comunque fatto tutto quello che era possibile per garantire l'accesso a queste società all'interno del palestra Carrucci, all'interno della palestra Giovannina, dal 14 di novembre quando la palestra Giovannina è tornata disponibile, quindi c'è stata la volontà di andare incontro a questa problematica esistente, che capisco essere significativa e che nasceva da una mancata risposta al quello che era possibile che le altre società avevano compiuto, quindi diventava più spiacevole andare a sanare la situazione andando a privare quegli spazi alle società che avevano adempiuto alle pratiche per assegnare gli spazi nei tempi e nei modi importanti. No, la parola è perché aveva chiesto anche una telefono, la parola al capogruppo del Partito Democratico se vuole la replica e poi proseguiamo in ordine. Sì, in realtà non ho nulla su cui replicare, nel senso che di risposte non ne ho avuta praticamente neanche una. Lei mi ha detto nella stessa frase che gli avete proposto due impianti, ma non era giusto proporre degli impianti perché erano indietro con i pagamenti, quindi già non capisco. Poi a una squadra che fa pallavolo proponete le caduci, non c'è l'altezza per giocare a pallavolo, quindi capisco che non abbiano accettato. Allora, se questo è l'approccio proattivo con cui avete cercato di risolvere il problema, capisco perché il problema non si è risolto. Sul resto state valutando, state vedendo, anche per i giovani in funzione del piano della Repubblica che avete già approvato, dove non c'è previsto nulla e quindi sarà per il prossimo. Allora che lo cita, no? Anche il piano della Repubblica che abbiamo appena approvato per i giovani, uno lo legge, non c'è scritto niente. Allora perché l'ha citato, sembra la maniera di prima. Così penso che la prassi dell'interrogazione perde il significato. Se da quando ci siamo, se siete d'accordo, procediamo per le altre due interrogazioni del PD, tanto che se volete dire, strada velocissimo, che sono queste. Grazie al consigliere Cariani, capodanno 2017, che divieto voti, le tratto assieme perché sono unitarie, la domanda è semplicemente perché nell'ambito del programma Natale è stata stralciata la festa di Capodanno, che secondo me aveva una valenza sociale, una valenza forte, teneva i nostri ragazzi qui senza farli andare in giro, era una risposta alle solitudini, alle nuove solitudini, una risposta alla popolazione anziana, era un bel modo di fare comunità, avevamo iniziato già 2 anni fa questa nascente tradizione, primo anno qualche centinaia di persone, secondo anno alcune migliaia, quest'anno sarebbero state sicuramente meglio zero, a differenza del vice sindaco, e forse era Bruxelles, e sicuramente è stato secondo noi un errore, nel senso che se avessimo proseguito in questa tradizione, che peraltro costava una cifra piuttosto modesta, allora rilancio la domanda di sempre, se con 25.000 euro facevamo le stesse cose che abbiamo visto quest'anno più Capodanno, come mai con 90.000 euro non siamo riusciti a fare le stesse cose che facevamo l'anno scorso? Però la domanda cosa ha fatto è, non ho avuto risposta, non so se la avrò adesso. Sui voti invece è un tema di sensibilità, sono tantissimi gli enti locali che fanno l'ordinanza per il divieto dei rumori molesti, è una valenza fortemente politica e simbolica, perché ovviamente non c'è l'aspettativa che quella nostra municipale, le forze di pubblica sicurezza possano avere il controllo tale da scongiurare questa cosa, però è evidente che si vive anche di segnali e di attenzioni, ricordo il problema che questi botti generano per gli animali, ricordo il problema che generano per le persone anziane in particolare, ma ricordo anche che a qualche altra città non abbia mai avuto un bilancio grave in termini di primo dell'anno e infortuni, però il tema dell'infortunio legato a queste prassi, diciamo, è purtroppo drammaticamente all'ordine del giorno ogni anno. Questo non vuol
si debba rinunciare a fare festa, perché ad esempio lo spettacolo pirotecnico alla Rocca è uno spettacolo ridotto in palco acustico, cioè senza le castagnole ma solo con la detonazione funzionale al lancio appunto dell'oggetto pirotecnico, e quindi esiste un modo per trovare un punto di mediazione che non sia ovviamente esagerato, no? Ma che sia improntato al buon senso. La domanda è, perché non è stata fatta l'ordinanza e sempre detto parla anche sul filo di là, siete un po' abituati a sul filo di là. Consigliere Godi, che l'ordinanza è stata fatta oggi? No, non sul sito di Nana. Magari qualcuno avrà visto oggi il telegiornale, il TAR del Lazio ha sospeso ad esempio l'ordinanza Sigotti del Comune di Roma. Abbiamo atteso oggi perché abbiamo avuto una interlocuzione con la prefettura di Ferrara in merito a questo. C'è stata una circolare del Ministero dell'Interno del 9 di dicembre in merito all'ordinanza Sigotti. Relativamente all'articolo 54, ex articolo 54, comma 4 del TUEL, perché questo circolare del Ministero dell'Interno va a mettere in dubbio l'efficacia e la legittimità delle ordinanze sindacali con disegni urgenti per il divieto dei voti. Ci sono diverse prefetture di province confinanti con Ferrara che avevano già inviato dei circolari di file ai sindaci di dare atto a queste ordinanze per i voti, e quindi la nostra ordinanza che era stata inviata nella scorsa settimana prima di Natale alla prefettura per l'informativa, stavamo aspettando di avere dalla prefettura una risposta in merito all'indirizzo del prefetto di Ferrara su questo. Sentito il prefetto di Ferrara stamattina, ha detto che a suo avviso, pur in evidente presenza di possibili profili di legittimità di questo tipo di ordinanze, la motivazione di carattere ambientale, sociale, pubblica sicurezza è maggiore rispetto a quella paventata profilo di legittimità, e quindi il suo orientamento era quello di proseguire con le ordinanze come siamo spesso fatte. Ad esempio il Comune di Ferrara, senza porsi questo problema, l'aveva fatto nei giorni scorsi. Noi abbiamo ritenuto necessario prima un supplemento di indagine e l'abbiamo fatta oggi con valenza per le giornate del 30 in Comune 1. Per quanto riguarda lo spettacolo di Capodanno, sì, concordo, ho ricevuto apprezzamenti da cittadini in merito allo spettacolo dello scorso anno. Adesso non sto a contare nominalmente uno a uno i partecipanti per la questura, per gli organizzatori, possono essere centinaia o migliaia, comunque lo spettacolo può essere bello anche se sono solo diverse centinaia i partecipanti, può avere una sua validità. La scelta è stata quella di pensare a investimenti di altro tipo all'interno del piano Natale, come penso che nell'alveo delle scelte che l'amministrazione può fare. Poi ovviamente questo non va a delegittimare, non va a dare giudizi di particolare rilievo o di particolare merito su quanto fatto. Questo non vuol dire che questa amministrazione stigmatizzi i concerti di Capodanno, gli spettacoli di Capodanno, e quindi che questi magari non possano avvenire in altri momenti. Quest'anno abbiamo fatto questa scelta. Solo per dire che mi ritengo soddisfatto dall'ultima risposta, se è una risposta, poi posso dirla, ci sta. Sui voti per un attimo temevo fosse stata la Maria, invece è stato il prefetto. Grazie. Passo la parola al consigliere Montarelli per l'interrogazione presentata all'avvocato della Riposta. Prego. Chiedo di fare silenzio, no, la seduta. Chiedo il permesso di star seduto perché la vorrei leggere integralmente. Questa è una cosa un po' complicata, quindi chiedo una deroga. Una deroga alla mia abitudine di sindacale. Nel frattempo comunico che oggi mi sono arrivate le risposte scritte alle due interrogazioni.
le palestre. Le risposte sono incomplete e parzialmente evasive dal mio punto di vista, e quindi manifesto qui la mia insoddisfazione, anche perché i punti erano 4, però per ogni interrogazione le risposte sono state cumulate in una frase finale in ognuna delle due interrogazioni. Procediamo con l'interrogazione sullo sperare. Delibera di giunta numero 221 del 21-12-2016, avente come titolo approvazione convenzione per la gestione del progetto SPRAR, bando SDM 7 agosto 2015, DM 30 maggio 2016, ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni 2016-2017, tra il Comune di Cento è la cooperativa sociale Camelo, officine cooperative di Ferrara. Con la delibera di giunta numero 221, assente il sindaco, la giunta ha approvato la convenzione per la gestione del progetto SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il contributo percepito dal Comune di Cento pare alla somma complessiva di euro 284.879,50, equivalente al contributo assegnato dal Ministero dell'Interno e previsto nel bilancio di previsione 16-18 come segue: 105.292 euro alla voce, alla missione 12.04.1.04 capitolo 2399 contributi sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, annualità 2016, euro 179.587 alla missione 12.04.1.04 capitolo 2399 contributi sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR, annualità 2017. Come previsto nel progetto, il Comune di Cento gestisce tramite stipula di apposita convenzione la realizzazione dello stesso con la cooperativa sociale Camber, officine cooperative, che opera con modalità di intervento conforme alle vigenti norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, e che per lo svolgimento delle predette attività si avvale di apposito personale con professionalità adeguata, una struttura organizzativa finalizzata anche all'assunzione delle attività disciplinate dalla convenzione stessa. Dato atto che con la delibera di giunta in oggetto il Comune ha deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione del progetto SPRAR, bando SDM 7 agosto 15, DM 30 maggio 16, ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni 2016-2017 e gli allegati 1, patto di accoglienza del progetto SPRAR ordinario, e allegato 2, regolamento del progetto SPRAR categoria ordinaria, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che io non ho trovato nella delibera di giunta che mi è stata trasmessa insieme alle altre delibere di giunta del giorno 21 come capogruppo. Di dare mandato al dirigente del settore servizi alla persona e servizi culturali per la sottoscrizione della sopracitata convenzione, di dare atto che il Ministero dell'Interno con il decreto ministeriale 30 maggio 16 ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali presentate dagli enti locali, quindi anche dal Comune di Cento. Nello specifico ha comunicato che il progetto presentato dal Comune di Cento è stato messo al riparto del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nota nostro protocollo numero 0029862 del 10 giugno 2016, assegnando il contributo complessivo di 105.292,40 euro per l'esercizio 16 e 179.587,50 per l'esercizio 17. Il progetto sopracitato prevede anche una quota di cofinanziamento da parte del Comune di Cento mediante personale dipendente del Comune stesso, pari ad euro 5.569 per l'esercizio 16 ed euro 9.500 per l'esercizio 17. Pertanto il costo complessivo per la realizzazione del progetto è pari a 299.949 euro. Si chiede se con la delibera numero 221 il Comune è obbligato a aderire al progetto SPRAR
quanti immigrati verranno assegnati oltre a quelli già presenti sul territorio, che sono, da quello che si dice, 14, se il signor sindaco può ancora mantenere la posizione che pubblicamente ha espresso in più occasioni in merito al non accoglimento di altri immigrati che dovessero essere imposti o dalla prefettura o dal governo. E infine, quali finalità globali ha il progetto SPRAR e in che modo contribuisce il Comune di Cento? Mi soffermo in particolare su due di queste quattro domande. Primo, se abbiamo 14 immigrati sul territorio, al costo di 35 euro al giorno presunto, che è quello che si dice che costano gli immigrati mirati nel progetto SPRAR, non che ricevono loro, ma che costano, 35 per 14 fa 490 euro al giorno per 365 giorni, fra 178.850 euro. Se invece questi 14 fanno parte di quel più ampio numero di 34 di cui abbiamo sentito parlare, che costerebbero in totale 1.190 euro al giorno, che per 365 giorni fa 434.350 euro all'anno. In ogni caso, visto che questi sono arrivati fra i 12 e i 15, oggi ce ne sono 14, abbiamo 300.000 euro per il 16 e il 17, i conti non tornano, o i torni non tornano, come preferite voi se volete la battuta. E per finire, domanda che io pongo anche a livello pubblico, ma qual è la finalità del progetto SPRAR? Perché se io do un sistema di protezione per i richiedenti asilo e per i rifugiati, li accolgo sul territorio, li vesto, li nutro, li do da bere, da mangiare, li proteggo, non so da quali guerre, ma li proteggo. Alla fine, questi signori sul territorio sono in 180.000 circa oggi in Italia. Qual è il progetto? Cosa faremo con queste persone? Cosa faranno per contribuire alla crescita della nostra società? Non solo in termini di PIL, ma anche in termini di crescita, se vogliamo chiamarla culturale. Cosa ha intenzione di fare il progetto SPRAR con queste persone nel lungo termine, visto che il comune è una parte dello Stato? Io la domanda la rivolgo direttamente al sindaco, mi risponderà l'assessore o il vice sindaco, in assenza del sindaco, come ha fatto per le due interrogazioni precedenti che mi ha risposto a lei, signor vice sindaco, ma io chiedo allo Stato, cosa vuole fare, qual è il progetto dello Stato italiano con il progetto SPRAR? Dar da mangiare, da bere e tutelare delle persone, a che fine? Qual è il progetto futuro? Ci serviranno posti di lavoro? Ci serviranno professionalità? Ci serviranno capacità, ci serviranno 185.000 per due, 350.000 telefonini nuovi, visto che ognuno di loro ne ha uno o almeno due, visto che miei occhi. Qual è il progetto? Finito, la domanda è questa. Le quattro domande sono queste. Senza retorica, non è che voglio attaccare per dire, voglio solo capire. Grazie. C'è nulla di diverso di quanto già risposto dal sindaco nell'interrogazione di agosto presentato dal consigliere Pettini. Ovviamente al progetto SPRAR sono i 14 ragazzi che già facevano parte di un CAS, che sarebbe un centro di accoglienza straordinario. Lo SPRAR non è altro che l'evoluzione del CAS. Il CAS prevede, come diceva lei, che sono arrivati magari il vitto alloggio semplicemente. Lo SPRAR è stato istituito con la legge del 2002 e prevede un sistema costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza e attraverso strutture di seconda accoglienza, quindi prevedendo un'integrazione di quelle che sono queste persone appunto che vengono in Italia attraverso tutta una serie di progetti. Le posso dire che i ragazzi attualmente che sono ospiti della Fondazione San Andrea, che erano già presenti nel territorio dal 2015,
stanno frequentando dei corsi di lingua italiana, stanno frequentando dei corsi di formazione, vengono accompagnati verso la ricerca di un lavoro. Uno di questi ragazzi verrà assunto con un contratto di apprendistato, collaborano con le realtà del volontariato. Uno di questi ragazzi ha già ottenuto la protezione umanitaria, quindi lo status di rifugiato, e uno la protezione sussidiaria. Gli altri sono in attesa di avere una risposta da parte degli organi preposti. La convenzione è stata fatta adesso in quanto è stato ottenuto questo finanziamento che era stato presentato questo anno dalla precedente amministrazione. Le domande potevano essere presentate dal 14 ottobre 2015 al 14 febbraio 2016. È stato fatto un avviso pubblico al quale appunto ha partecipato la cooperativa Camelot. Ed è stato fatto questo progetto, presentato al Ministero e ha ottenuto il finanziamento. Il finanziamento è stato comunicato in data 10 giugno e il costo del progetto a carico del Comune di Ceto non è altro che la monetizzazione delle ore di personale che hanno il compito di supervisionare questo progetto. Non c'è nessun esborso da parte del Comune di Ceto, sono solo fondi che provengono dal Ministero e sono due importi diversi perché lo SPRAR effettivamente è partito l'11 di luglio per l'esercizio 2016, mentre per l'esercizio 2017 c'è il costo intero. Questo progetto appunto è biennale e terminerà il 31/12/2017. I dubbi restano? La risposta è stata cortese ma non precisa, perché le finalità del progetto SPRAR credo che noi le conosciamo anche a livello locale: inserire una qualche persona con qualche tentativo di volontariato, così non è un progetto globale. E del resto la nostra nazione, che non ha un progetto globale già qualche anno, siamo una nazione ormai alla deriva, un turaccio nell'oceano. E credo che le risposte che lei, assessore, ha dato invece del sindaco, che purtroppo se è assente, va bene, insomma, lui farà quello che deve fare, non mi tolgono i dubbi sul fatto che noi, avendo aderito a una convenzione pur messa in campo dall'amministrazione precedente, alla quale avevo già rivolto un'interrogazione sul fatturato della cooperativa Camelot in termini di rifugiati, e mi fu risposto che non c'erano soldi per la cooperativa Camelot per i rifugiati, che il Comune diceva perlomeno non dava soldi alla cooperativa Camelot per i rifugiati, in realtà i soldi della cooperativa Camelot per i rifugiati arrivano dallo Stato, ed è il giro che si conclude il classico solito che conosciamo a livello nazionale. Mi auguro e spero che la posizione che il sindaco ha assunto pubblicamente, per coerenza lui stesso, per il fatto che noi siamo un comune cosiddetto ancora terremotato fino al 31/12/2018, avendo noi sottoscritto e firmato questa convenzione, non ci mette in una condizione di dubbio nei confronti del prefetto, quando questo dovrà applicare l'accordo fatto a livello nazionale con ANCI, che prevede 2,5 immigrati ogni 1000 abitanti. E quindi a 100 potrebbero teoricamente essere affidati 90, e noi dovremmo dover dire di no. Mi auguro che il sindaco lo faccia per mantenere fede alla sua posizione, non per mia visione personale che è tutt'altra, ma non è il caso di dirlo stasera. Ma credo che con la debolezza che adesso abbiamo insita in questa delibera di giunta, che prendiamo soldi dallo Stato per finanziare il progetto SPRAR, sarà difficile per noi poter dire noi siamo terremotati e non li vogliamo. Comunque la risposta mi è stata data, per me parziale, non esaustiva, non ne ritengo soddisfatto. Cito l'assessore, se ha una breve replica. Giusto per specificare che i progetti SPRAR sono diversi sul territorio del centro, infatti abbiamo 34 richiedenti asilo. Come dicendo, aveva aderito allo SPRAR di Ferrara e a un altro progetto SPRAR insieme ad altri comuni, a Genova, esatto. E, 5 persone sono in appartamento di privati,
in via Campagnoli, e 7 persone sono andate al trattamento di privati in via Carpegiani. I 14 che sono presi la fondazione di Carpegiani Andrea, sono queste appunto di, della convenzione della quale stiamo parlando, erano già presenti sul territorio, quindi è solo un'evoluzione questa di quello che era già stato fatto in passato. Non sono persone nuove che arrivano sul territorio e non si poteva fare diversamente, nel senso che avendo partecipato a un bando del Ministero era un atto dovuto il fatto di firmare la convenzione. Grazie Assessore. Abbiamo, se non erro, l'ultima interrogazione che era presentata ieri dal gruppo Lega Nord. La parola a Pierre. Grazie Presidente, sarò breve. Ovviamente a fronte di numerose segnalazioni si è preso un potenziale pericolo che avviene al crosso di via Rosselli con via Matteotti, dove per la costruzione legittima è stata ridotta a caricato di marcia, pertanto abitanti del palazzo, che pare si chiami Comunino Parigi, ci hanno segnalato appunto il rischio che uscendo di casa o prendendo fuori le macchine dal garage, rischiano un po' di essere investiti nel primo caso, nel secondo caso di impattare anche il primo in transito. Quindi, siccome mi è stato sempre riferito che la medesima segnalazione è stata portata all'attenzione di questo comune, di questa amministrazione, nei giorni scorsi, chiedo quali intenzioni ha questa giunta, ovviamente come è stato detto, mi pare di aver capito dal vice sindaco che ha annuito evidentemente di sì che ne ha fatto conoscenza, e se tra le possibilità c'è anche l'interruzione del traffico, tale da favorire il cantiere stesso, magari possono lavorare in maniera un po' più serena, e anche per la sicurezza dei residenti e di transito. Grazie. Sì, allora oggi sono stato da voi pubblici, abbiamo parlato sia con il responsabile dei voi pubblici sia con la tecnologia che per questo. Allora, attualmente è concessionato fino all'11 di luglio del 2017 quello spazio per completamento del cantiere. Sentita l'azienda non un paio di settimane fa, siamo costruendo secondo i piani, quindi comunque i tempi sono lunghi perché evidentemente è un intervento già preventivamente cospicuo. Dal punto di vista veramente formale, lì è realizzato a senso unico, il rientro è comunque impattante, però sono rispettati 3,5 metri di larghezza del carreggiato. Quindi dal punto di vista puramente formale quella situazione è a posto. Dal punto di vista pratico effettivamente ci sono delle situazioni di disagio, perché chi viene da Rosselli comunque fa fatica, perché spesso ci sono delle discendenti del transito nel senso contrario, ci sono dei pedoni che non vanno sul marciapiede. C'è tutta una serie di problematiche di cui abbiamo attenzionato la municipale per capire anche se magari si può andare a fare un provvedimento di vieto di transito contro l'anno per i veicoli ulteriormente specificato. Andare a chiudere il transito regolare sulla via Matteotti credo che non sia qualcosa di possibile e mantenere auspicabile. Proprio perché soprattutto via Matteotti, che vive una situazione di depauperamento commerciale abbastanza marcato, che già era stata una via particolarmente segnata dalla chiusura della strada anche durante il terremoto, sarebbe un duro colpo al commercio di quell'area, a quelle poche attività che sono rimaste attive in quell'area. Quindi magari andiamo a capire come intervenire con la municipale per andare a modificare qualcosina, però non è sicuramente l'unica situazione critica, ci sono situazioni anche in ieri, in gennaio, in cui abbiamo un incontro ai primi di gennaio con l'architetto Conte, con il comandante Valdieri, per andare a cercare di fare delle modifiche puntuali al piano
al piano della viabilità per cercare di migliorare la situazione, senza però poter andare a risolvere quelli che saranno i problemi complessivi della convivenza con dei cantieri che dovrà ancora durare per qualche tempo fino a che non avremo un completo ricovero del sisma. Grazie Presidente per la tua risposta. Ovviamente non si parlava di chiudere via Matteotti, Beninteso, l'ultimo tratto di via Rosselli era una delle proposte, l'ultimo tratto di via Rosselli con una, diciamo così, utilizzare il parcheggio della ferramenta per fare zero conto, cioè non si parlava assolutamente di chiudere via Matteotti, che era questa la richiesta che è pervenuta per la possibilità degli studenti. Comunque lei mi dice che state attenzionando il problema, la soluzione ovviamente che promettono i residenti è tutt'altra, speriamo che non ci scappi morto, speriamo che non ci sia bisogno di correre ai ripari, comunque prendo atto della decisione che ho preso. No, se di lui è quella di Rosselli, di questo quando discuteremo di una serie di verità, no, questo ci guardiamo con Valerio, l'attività di rubare la legge della ferramenta come anche il mezzo di volta, in modo da garantire l'arrivo alla ferramenta, l'arrivo alla posta, senza andare a sostenere il palazzo via la Grazie Sindaco. Se non erro direi che abbiamo un attimo di attenzione, prego. Direi che abbiamo ultimato tutte le interrogazioni, sia quelle è rimasta l'ultima veloce, lei Presidente, un punto a voce. Ma il Sindaco è un attimo taglio o un attimo? Allora, sì. Questa è la battuta del consigliere Massimo Cortini. E dicevo, abbiamo terminato le interrogazioni, sia quelle che prendevano risposta scritta, sia quelle che prendevano risposta scritta, quindi non c'è alcun pregresso da formare. Io vi faccio i miei personali auguri di buon fine anno e di buon inizio anno nuovo, sono le ore 22:15, la seduta è conclusa.